Allora, buonasera a tutti intanto. Noi ci siamo organizzati così, faccio intanto un piano così. Io faccio un intervento intanto iniziale di inquadramento, così almeno potete avere un'idea di cosa parliamo in generale e poi andiamo un po' più nello specifico, perché il 2 dicembre c'è l'anniversario dell'autoincoronazione di Napoleone, ma anche della battaglia di Austerlitz, uno dei tanti successi di Napoleone. Di quello ve ne parlo lui dopo di me. Poi abbiamo trattato altri due temi specifici. Diciamo adesso lasciamo un po' di suspense e li facciamo dopo. Ok, va bene. Allora, per inquadrare, io ho deciso, come si parla ovviamente dell'autoincoronazione di Napoleone, come nasce l'impero napoleonico. Non è una cosa così scontata, come può sembrare, che il cammino è abbastanza lungo, però se va avanti, perché io sto andando avanti, ma è lento. Pronto? Ah, io prima andavo al lato, andavo lo stesso. Vabbè. E come vedete, io vi ho messo questa linea temporale, questa scala temporale, che questa copre l'età napoleonica, che va come vedete, dal 1796 al 1815. Come una curva di Gauss, ovviamente, tutte le epoche particolari, come quella napoleonica, hanno ovviamente un picco e poi hanno una caduta. Ecco, il picco, diciamo, o meglio, la fase, diciamo, dell'impero napoleonico, dell'apogeo, si concentra tra il 1800, proprio il 1800, 1800, e il 1810, in 10 anni. Se vedete, l'età napoleonica conta quasi 20 anni, quindi diciamo è una metà circa del periodo totale. E ovviamente facciamo anche qualche accenno sui contorni, però sui contorni fuori da quei 10 anni, prima e dopo. Però quello che ovviamente ci preme sapere sono quei 10 anni. Come si arriva al 1800? Vedete, sono solo 4 anni, 1796, 1800. Adesso mi sta andando. Ed è la fase in cui si passa dal direttorio al consolato. Non so se qualcuno di voi ha qualche reminiscenza della scuola, spero di sì. Comunque ricordiamo in breve, il direttorio era l'esecutivo diciamo, della prima Repubblica francese nel periodo dopo la restaurazione territoriale. Ricordiamo brevemente, la Rivoluzione francese scoppia nel 1789, poi nel 1792, 93, 91, 92, 93. C'è la creazione della monarchia costituzionale. Poi il re, come sapete, viene ghigliottinato e si passa alla seconda fase, quella con la seconda costituzione, che durerà fino al 1795. Poi nel 95, con anche lì la deportazione di Robespierre, c'è la terza fase rivoluzionaria, che è quella della cosiddetta reazione termidoriana, cioè il potere che nella fase, diciamo, di espansione più democratica, se vogliamo chiamare, quella di Robespierre, si era allargato, si era dato anche il suffragio universale, i francesi sono stati trasformati da sudditi in cittadini e così via, e torna nelle mani non proprio di un'oligarchia, però comunque di una stretta cerchia, cioè il potere rimane tendenzialmente di tutti i cittadini, però viene esercitato, cioè la parte attiva della cittadinanza, la parte non attiva. La parte attiva ovviamente sono quelli che pagano le tasse. Quindi questa fase, che però è piena anche di non pochi problemi, visto che ci sono diversi colpi di Stato tra il 1798 e il 99. Nel frattempo poi si sviluppa anche a livello di politica estera, perché la Francia, come sapete, è entrata in guerra, o meglio, la Francia, ma anche gli stati europei attorno alla Francia, che vedevano quello che accadeva in uno dei paesi principali del continente, non se ne stavano con le mani in mano. Il re stesso, come forse ricorderete, Luigi XVI, aveva invocato l'aiuto esterno, si era formata già una prima coalizione e diciamo, Napoleone, nel corso della lotta contro la prima, allora era semplice ufficiale, poi divenuto generale, aveva diciamo, costituito l'asse della campagna d'Italia, perché la guerra della Francia rivoluzionaria si articolava in due fronti che ricorrono molto negli anni tra il 1800 e il 1806, come vediamo a breve. Quello, il fronte renano tedesco e il fronte italiano. Fronte italiano, che doveva essere un fronte secondario, Napoleone lo trasforma in un fronte primario, e lui, se andate a ripescare la vecchia lezione che ha tenuto lui quando ha parlato degli errori di Napoleone, ha fatto la differenza fra strategia e tattica. Adesso dovremmo ricordarlo, non abbiamo il tempo, però se chi vuole può andarselo a vedere. Insomma, Napoleone ottiene un successo, torna in Francia, poi fa la spedizione in Egitto, perché l'idea di Napoleone è quella di estromettere la potenza maggiore delle coalizioni antifrancesi, saranno sette in totale, che è la Gran Bretagna, e quindi intraprende la spedizione in Egitto. Come sapete, va bene all'inizio, poi non tanto bene alla fine. Napoleone è costretto a tornare in Francia,
perché lui l'atta di vince la battaglia delle piramidi e poi la flotta francese a Bukir viene distrutta. Nel frattempo gli inglesi con gli ottomani, i mamelucchi, insomma in Egitto riescono a scacciare il contingente francese. Però Napoleone, mentre ritorna, trova una situazione come quella del direttorio che è in pieno panico. C'è un colpo di Stato dopo l'altro e alla fine, con il colpo di Stato del 18 brumaio 1799, Napoleone, che si è fatto strumento diciamo, dell'ultima fazione del direttorio che vuole imprimere una svolta, diciamo, una svolta di destra, potremmo dire, ancora più di destra forse, a quella che è la situazione in quel momento, Napoleone diventa diciamo, il perno di questo cambiamento. Perché il direttorio viene abolito con la riforma costituzionale, viene istituito un consolato, quindi si usano questi termini che ritroveremo anche poi termini che venivano tratti dall'antichità, dall'antichità classica, dal Medioevo anche, eccetera. Però Napoleone sono tre consoli che hanno il grosso del potere esecutivo, ma Napoleone è il primo console, quindi è il console che ha più potere degli altri due. E il potere, diciamo, la supremazia del governo rispetto al potere del Parlamento si vede con il fatto che il governo ha, come dire, controlla il Senato, che è una delle tre assemblee legislative, la quale ha praticamente anche la possibilità di intervenire sulle altre due deliberazioni dell'Assemblea, il Tribunato e il Corpo Legislativo. Napoleone, questa è un'altra costante che poi ritornerà anche da chi prenderà le sue, come dire, il suo esempio in avanti, si fa ratificare la nuova Costituzione, viene fatta ratificare dal plebiscito. Questo è il contesto in cui Napoleone ascende al potere. E dal punto di vista poi militare, perché direi a breve, si è formata una coalizione, una seconda coalizione contro i francesi. Questa è la situazione che c'era dopo la prima campagna napoleonica. I francesi avevano annesso i Paesi Bassi austriaci, sarebbe il Belgio, erano arrivati, poi arriveranno in Olanda, erano arrivati in Svizzera e soprattutto Napoleone, come ho detto, era arrivato in Italia. Napoleone era arrivato nel nord Italia, quindi aveva sbaragliato il Ducato di Savoia, aveva occupato la Repubblica di Genova, l'aveva trasformato in Repubblica Ligure, aveva occupato la Lombardia e l'Emilia Romagna, le aveva trasformate, erano nate due repubbliche in realtà, una, la Cispadana, che si era unita con la parte lombarda, aveva formato la Repubblica Cisalpina, e poi, come forse qualcuno di voi ricorderà, era arrivato anche nel Veneto, nella Repubblica di Venezia, ma come racconta il Foscolo, poi c'era stato il tradimento di Campo Formio, perché i territori della Repubblica di Venezia, vedete qui in viola, il Veneto, l'Istria e la Dalmazia, erano stati ceduti all'Austria. Nel frattempo, mentre Napoleone era andato in Egitto e altri generali francesi avevano continuato la campagna, arrivati in Toscana, ma la Toscana era stata, diciamo, lasciata per conto suo. Erano arrivati soprattutto a Roma, era stato soppresso diciamo, il potere pontificio, il Papa era stato addirittura anche fatto prigioniero e morirà in esilio, e erano arrivati fino a Napoli. Quindi, come vedete, dal Mare del Nord fino al Mediterraneo, al centro del Mediterraneo, i francesi arrivano. Tutto questo sistema di occupazione viene messo in crisi nel momento in cui Napoleone sta tornando in Francia, come ho detto, dalla spedizione egiziana. Si è formata una seconda coalizione, ovviamente proposta dalla Gran Bretagna, che si accresce con la partecipazione dell'Austria, perché l'Austria ha trattato, come ho detto, con Napoleone a Campo Formio, si deve trattare soprattutto sulla questione renana, cioè la questione della Germania, però diciamo, i trattati falliscono. Napoleone non è ancora primo console, sta per diventarlo, quindi riscoppia un'altra guerra che tra l'altro non va bene, perché arrivano anche i russi, e gli austriaci russi sbaragliano la presenza francese dai territori tedeschi e arrivano anche in Italia. Quindi quello che è il frutto delle conquiste iniziali di Napoleone viene vanificato. Napoleone quindi decide per riprendere, ritornare in auge perché è diventato console, e di riprendere la via della campagna d'Italia. Inizia la seconda campagna d'Italia. Questa è la mappa della seconda coalizione. E qui c'è, vedete, io ho messo il quadro di David, il famoso quadro di David, ce ne sono cinque esemplari. Questo è il quadro del castello di Malmaison. E Napoleone ritorna in Italia e a Marengo, diciamo che è vicino Alessandria, vince le truppe austro-russe. E qui c'è lo schema della battaglia di Marengo. E alla fine sbaraglia gli austriaci. Nel frattempo va a patti anche con gli inglesi, con i britannici, e quindi ci sono le prime due paci, la pace di Lunéville, che è diciamo, con gli austriaci, dove, diciamo, viene ripristinato fondamentalmente lo status precedente, come dire, la seconda coalizione, e la pace di Amiens, che è quella con gli inglesi. Queste due paci reggeranno poco, però servono a Napoleone per consolidare, scusate, qui non vado avanti, ecco, per consolidarsi all'interno. Dopo le vittorie, Napoleone fa un'altra riforma costituzionale e si fa proclamare con un altro plebiscito console a vita. Quindi quella che era una carica temporanea da rinnovare diventa una carica
diciamo, vitalizia, un po' come fa Augusto quando diventa. Augusto in realtà non si fa proclamare imperatore, si fa proclamare, diciamo, neanche triumviro perché gli altri due non ci sono più, diventa, diciamo, l'unico reggente della Repubblica, però poi alla fine diventerà, come dire, imperatore di fatto. Napoleone fa una cosa analoga. Nel frattempo Napoleone, dovendosi consolidare all'interno, ottiene anche il concordato con il papato. Nel frattempo è arrivato un nuovo papa, Pio VII, chi ricorda il Marchese del Grillo è il papa che compare in quel film. Perché diciamo, nel frattempo la Francia, diciamo, voi sapete, la Rivoluzione francese aveva incamerato i beni della Chiesa, c'era stata, diciamo, la Costituzione civile del clero e così via. Ma poco prima diciamo, dell'avvento del consolato in Francia, diciamo, si era arrivati verso una certa tolleranza religiosa. Napoleone, e questo è qualcosa che poi verrà fatto anche in Italia nel Novecento, ma non faccio nomi, decide di si rende conto che ha bisogno anche dell'appoggio della Chiesa, perché una parte della società francese comunque è legata a questi principi, e quindi stabilisce un concordato. Concordato che, questo è, come dire, un'immagine che fa vedere bene rende bene l'idea, diciamo, del riappacificazione tra la Chiesa e la Francia, Francia ancora repubblicana. Però dove la Francia si mantiene, diciamo, lo Stato si mantiene alcune prerogative, quindi alla Chiesa viene dato, come dire, viene dato carattere fondamentalmente di ufficialità, viene riconosciuta come la religione cattolica, come la religione maggiore in Francia, però sempre con l'exequatur, se così vogliamo dirlo, pubblico. Dobbiamo però tenere presenti anche gli altri ambiti, perché Napoleone opera all'interno in Francia, ma per quanto riguarda lo scenario estero, fino al 1805-6 sono due i cardini della sua politica estera, la Germania e l'Italia. L'Italia in primis, io mi soffermerò un pochino sull'Italia, perché insomma penso che sia anche scontato. Uno dei piani, diciamo, che avevano avuto i giacobini italiani, perché quando arrivano i francesi nel 1796-97 c'è quello di creare delle repubbliche sorelle, e la Francia rivoluzionaria vuole espandere la rivoluzione, i giacobini italiani, e non solo in Italia, anche in Svizzera, in Polonia, lo vedremo, anche da altre parti d'Europa, sorgono, quindi, però in Italia è un terreno propizio perché poi arrivano proprio le armate francesi e sorgono delle repubbliche sorelle. Però ovviamente poi non si arriva, il periodo è breve, parliamo di un anno e mezzo, 1796-1797, insomma 98 poi già cominciano i venti della nuova guerra e poi 99 ci sarà la calata della seconda coalizione. Quindi il periodo è breve, non si riesce a riorganizzare l'Italia in uno Stato unitario, federale. Insomma, tenete presente che l'Italia, io lo ripeto sempre quando facciamo il corso, è un concetto che prescinde, come dire, dal discorso politico. Non esiste uno Stato italiano, ma esiste dai tempi antichi un'idea d'Italia. Tutto il territorio tra le Alpi e il Mar Mediterraneo è considerato come un paese unico. Anche dal punto di vista linguistico si riconosce una uniformità. Nel 300 c'è la questione della lingua, Dante. Quindi l'Italia è un concetto, poi lo vedremo bene quando farò il secondo intervento, anche le implicazioni poi che avrà Napoleone su questo. Insomma, si pensa a una risistemazione dello scenario italiano. Questa risistemazione Napoleone ovviamente la prende perché sfrutta il fatto che alcuni fuoriusciti italiani in Francia si riuniscono a Lione e in un congresso proclamano la nascita di un embrione, diciamo lo statuto più che altro, un embrione di uno Stato italiano. L'embrione c'era già in realtà, era la Repubblica Cispadana divenuta Cisalpina, che viene ridenominata nel 1802 Repubblica Italiana. Qui si vede poco perché voi dalla mappa vedete Cisalpine Republic, questa è una mappa in inglese dove vedete il verde, però qui se andate a guardare, adesso bisogna aspettare che vada oltre, ecco, no, è andato troppo oltre, ah, ecco, si vede qui, pensavo che fosse prima, vedete che c'è scritto Italian Republic, questa è un'altra mappa in inglese, la mappa ovviamente quella di sinistra, dove c'è il verde, io non so se vedete anche il cursore, ok. Vedete sempre, una delle caratteristiche del periodo napoleonico è la nascita della bandiera tricolore. La nostra bandiera nazionale sorge in quel periodo, ovviamente è ricalcata su quella francese. Attenzione, non è che si prende come molti pensano, la bandiera francese si cambia un colore, non è così. All'inizio, addirittura, quando le prime armate francesi arrivano nella fine del Settecento, addirittura i patrioti italiani, i giacobini, sventolano proprio la bandiera francese perché non hanno un'altra. Però, non so se voi sapete, la bandiera francese è il frutto dell'unione di una bandiera di una municipalità, quella di Parigi, il bianco e il rosso, e l'azzurro diciamo, delle milizie francesi, che poi sarà anche la Guardia Reale Napoleonica. Gli italiani, ovviamente, siccome dobbiamo sempre copiare un po' tutto, sorge una legione di cacciatori a cavallo lombarda, in Lombardia, che ha le milizie verdi. E quindi la municipalità di Milano, non so se lo sapete, i colori di Milano sono il bianco e il rosso,
per riprendere lo stile francese. In realtà non è subito verticale, all'inizio sono orizzontali le bande, come la bandiera ungherese. Però poi alla fine si afferma quella verticale, come vedete qui, ovviamente con il fascio giacobino, e quindi sorge il tricolore. L'ufficialità del tricolore viene fatta nel 1797 a Reggio Emilia. Questa è la sala del tricolore. Se andate a Reggio Emilia si può visitare, c'è proprio il museo, perché questa è la sala dove, per la prima volta nella storia, quelli che saranno i colori nazionali italiani vengono ufficializzati. Cioè come dire, un consigliere, si chiama Compagnoni, era di Lugo di Romagna, se non sbaglio, che lui dice proprio, vi ho messo qui questo pezzo degli atti del congresso cispadano, si chiama ancora così, di Reggio Emilia, lui dice: rendere universale lo standard bandiera cispadana dei tre colori, verde, bianco e rosso. Quindi questa è la prima ufficialità che abbiamo della nostra bandiera. La presidenza della Repubblica Italiana viene data al Francesco Melzi d'Eril, ovviamente su delega di Napoleone. Questo per quanto riguarda l'Italia. Adesso dobbiamo andare avanti, vediamo se... Ok. Però, come abbiamo detto, Napoleone si deve consolidare anche al suo interno. E nel consolidare al suo interno vengono varate alcune riforme. La prima è quella che conosciamo tutti del codice napoleonico. Il primo codice che viene emanato è il codice civile, che sarà tra l'altro il principale opera principale di Napoleone. Napoleone stesso aveva presieduto la sua stesura. Poi ne vengono emanati altri: il codice di procedura penale, quello di procedura civile, quello commerciale. Alla fine si crea un unico codice, che è il codice napoleonico. L'importanza di questo codice sta nel fatto che si mantengono i principi della Rivoluzione francese, quindi libertà, eccetera, eguaglianza. Però il discorso della proprietà, che con il periodo di Robespierre, il quale si ispirava a Rousseau, si stava andando verso una sorta, come dire, di proprietà libera, ecco, viene ripristinato. Quindi quello che sarà, diciamo, il principio della proprietà tutelata dallo Stato, che abbiamo ancora oggi, e anche nella nostra Costituzione è così, nasce allora e diventa un po' come l'emblema della borghesia. Sarà tra l'altro ripreso poi nelle rivoluzioni borghesi di metà dell'Ottocento. Altra riforma che fa Napoleone è quella amministrativa. La Francia viene divisa, era già stata divisa in dipartimenti all'epoca rivoluzionaria. Ma a capo di ogni dipartimento viene messa una figura che sarà centrale, ci ritroviamo ancora oggi nel nostro ordinamento, il prefetto. Ora, il prefetto napoleonico non ha del tutto a che vedere col prefetto dei giorni nostri, ne è passata un po' di acqua, però è il prefetto che è il rappresentante del potere centrale sul territorio. Questa figura in realtà nella storia della Francia non è proprio nuova, se l'erano già inventati Richelieu prima nel 600 e poi l'aveva, diciamo, portato all'estremo Luigi XIV, il Re Sole. Però è interessante perché, come spiega lui tante volte quando parla di queste cose nel corso, è proprio il culmine di un processo che è iniziato 2 secoli prima, cioè un secolo e mezzo prima, possiamo dire, che è quello appunto del potere centrale che si estende su tutto il territorio. L'epoca napoleonica sarà proprio l'apogeo. Noi oggi vediamo le istituzioni, a prescindere dagli enti locali, sono uguali ovunque. La Repubblica Italiana ha lo stesso potere in provincia di Bolzano, come in provincia di Enna, insomma. Però nel Medioevo, per esempio, prima dell'epoca moderna, non era così. Lo Stato si articolava in diversi ceti. La stessa Rivoluzione francese scoppia all'interno degli Stati Generali, dove sono rappresentati i tre ceti: il primo Stato, i nobili, il primo Stato, il clero, anzi, il secondo, i nobili, e il terzo Stato, che sarebbe, il terzo, sì, ma sono anche Stato, perché il terzo Stato vuol dire. Fatto sta che quindi questa introduzione dei prefetti è il completamento di questo processo che vediamo che rappresenta ancora lo stato attuale. Poi vi avete trovato anche l'ordine giudiziario, adesso non andiamo. Io vi ho messo questa mappa per farvi vedere. Vedete, questo era l'impero di Carlo Magno nell'Ottocento, cioè 1000 anni prima di Napoleone. Se adesso poi andiamo a confrontarlo con quello che sarà l'impero di Napoleone, vedete che è molto simile. Tra l'altro, siamo andati avanti negli anni, siamo arrivati al 1804. Napoleone ormai ha completato la trasformazione dello Stato. Da primo console è diventato console a vita, ormai il prossimo passo è diventare imperatore. Allo stesso modo di come appunto la vecchia Roma repubblicana si trasforma in Roma imperiale. Questa volta però Napoleone decide di non procedere tramite plebiscito, ma addirittura come facevano appunto gli imperatori da Carlo Magno in poi nel Medioevo, fa venire il Papa. Non si reca lui, come dire, a Roma, anche perché, insomma, fa venire il Papa direttamente a Parigi e si incorona nella famosa, famosa scena da solo. La stessa cosa la farà qualche mese dopo a Milano, riprendendo un'altra usanza, quella dei re longobardi medievali, da cui poi era nata prima la corona, prima Longobarda, poi Corona d'Italia. Quindi Napoleone
si autoincorona anche, o meglio, viene incoronato re d'Italia nel 1805. Quindi qui vi ho messo lo standard di quello che è diciamo, l'impero francese. Questo è per quanto Napoleone è ripreso come re d'Italia. C'è cioè una fase di Chateaubriand che parla dell'Italia che si risveglia dal suo sonno, diciamo, dal suo sonno secolare, dice l'Italia usciva dal suo sonno e ricordava il proprio genio come un sogno divino. Ecco, perché ovviamente, attenzione, anche sta nascendo un certo senso di romanticismo, cioè si riscoprono le vecchie memorie e quindi la storia viene vista come un, come dire, un suggello anche dell'opera presente. Questo Napoleone poi ovviamente rimane in Francia, quindi a fare da viceré a Milano, Milano sarà la capitale d'Italia, sarà il suo figliastro, il figlio di Giuseppina, Eugenio di Beauharnais. Nel frattempo però, e qui dobbiamo andare un attimo avanti, non ci vorrà moltissimo, adesso siamo arrivati proprio all'apogeo, questo è proprio l'apogeo, adesso dobbiamo vedere come siamo, o meglio, stiamo arrivando, non è proprio ancora l'apogeo, siamo quasi all'apogeo. La nascita dell'impero, la proclamazione dell'impero francese e del Regno d'Italia allarma l'Europa. Gli inglesi intanto non vogliono rispettare la pace di Amiens, quindi si parte da qui. Secondo, altri stati si stanno allarmando, in particolare, vabbè, il Regno di Napoli, ovviamente, perché la creazione di un Regno d'Italia è funzionale, poi lo vedremo bene dopo, Napoleone, la Corona d'Italia, i territori della Corona d'Italia sono questi, vabbè, poi lo vediamo dopo, tanto si vede nella mappa dopo, e non comprende ancora tutta diciamo, il territorio italiano, comprende il settore nord-orientale, cioè diciamo dalle Marche fino alle Alpi, non del tutto, poi vediamo, con alcuni pezzi che cambiano. Però il centro e il sud rimangono fuori, quindi allarma questo, soprattutto allarma l'Austria, perché ovviamente a nord-est, oltre le Alpi, e non solo oltre le Alpi, c'è l'Austria. E diciamo, la Gran Bretagna, allertando la Russia, allertando l'Austria, riesce a formare una terza coalizione. I passaggi di questa terza coalizione sono molto particolari perché ci sono due fronti, uno per mare e l'altro per terra. Napoleone progetta addirittura, come dire, di farli tutte e due, nel senso da una parte vuole arrivare, sbarcare in Inghilterra e conquistare e risolvere così. La cosa non riuscirà, uno dei grandi errori di Napoleone che sappiamo è quello di non aver dato attenzione al cosiddetto potere marittimo e quindi saranno gli inglesi come dire, a precederlo. La flotta francese a Trafalgar verrà distrutta. Trafalgar si trova nella penisola iberica dove la flotta francese si era concentrata. Gli inglesi, come sapete, si può dire tutto tranne che non siano padroni del mare, almeno dal 600 in poi. Napoleone, mentre aveva prestato un corpo di spedizione nel Mare del Nord, sposta le sue truppe verso la Boemia, quindi verso il centro Europa, per dirigersi quindi verso quello che è il solito anello debole delle coalizioni antifrancesi, l'Austria, che la sconfigge ad Austerlitz, dopo ve ne parla bene lui. Questa è la battaglia di Trafalgar con lo schema. Vedete la flotta dell'ammiraglio Nelson che va a toccare tutta la flotta francese. Napoleone fa un errore madornale, cioè tutta la flotta la concentra in un punto, non la va a sparpagliare. Questo è lo schema della battaglia di Austerlitz. La battaglia di Austerlitz segna, come dire, e poi ce ne sarà un'altra di vittoria contro una coalizione, quella che sarà la quinta coalizione, scusate, questo lo vediamo a breve, segna, diciamo, un ulteriore accrescimento della potenza della Francia, perché l'Austria perde i territori veneziani che abbiamo detto, che Napoleone aveva concesso loro nel 97, quindi Veneto, Istria e Dalmazia passano al Regno d'Italia. Napoleone conquista anche la corona di Napoli, che non unisce subito all'Italia, non la unirà mai a dire il vero, e ottiene un certo controllo nella zona renana. Nel frattempo, però, la Gran Bretagna ha cercato di come dire, tenere in vita, dando vita a una nuova coalizione. L'Austria ha fatto la pace di Presburgo. La Gran Bretagna cerca di coinvolgere, oltre alla Russia, che è rimasta in coalizione, la Prussia. E Napoleone cerca quindi di battere sul tempo gli avversari, e prima a Jena e poi ad Auerstadt. Poi a prima batte i prussiani in queste due battaglie, poi a Friedland batte i russi. Quindi tra il 1806 e il 1807, siamo arrivati a questi anni qui, stabilizza, diciamo, come dire, l'asse franco-germanico-italiano, possiamo dire così. Quello che era stato l'impero di Carlo Magno diventa effettivamente l'impero napoleonico. La Francia comincia a espandersi, o meglio, continua a espandersi oltre, perché era stato già annesso il Piemonte. Piemonte era diventato proprio territorio francese. Si annette l'Olanda. I stati tedeschi dell'Occidente vengono riorganizzati come una confederazione del Reno. Il Regno d'Italia, come abbiamo visto, si allarga verso l'Oriente, cioè verso le Alpi e verso l'Adriatico. Nel frattempo, Napoleone però si sta allargando anche una dimensione continentale. Fra breve vediamo, andrà a Occidente. Aveva tentato anche una spedizione nel continente americano, ma questo non ve lo dico perché tanto è poco importante perché va a finire male.
Però ad oriente verso la Russia, sconfiggendo la Prussia, tenete presente la Prussia, la Polonia nel fine del Settecento, 1795, l'antico regno di Polonia, o meglio il Commonwealth polacco-lituano, era stato spartito definitivamente tra Prussia, Russia e Austria. La parte della Polonia che era in mano alla Prussia viene, Napoleone crea in base ai suoi principi, in qualche modo giacobini, uno stato polacco, il Ducato di Varsavia, e quindi come vedete, adesso lo vediamo bene nella carta dopo. L'impero napoleonico arriva a comprendere quasi tutta l'Europa. E quali sono gli ulteriori passaggi che saranno tra l'altro l'inizio della decadenza? Quindi qui adesso la curva di Gauss la stiamo percorrendo in discesa. Il blocco continentale, perché delle potenze, diciamo, Napoleone ha fatto la pace con l'Austria, ha fatto la pace con la Prussia, la pace con la Russia. Adesso va a sottomettere la Spagna, in realtà occupa anche il Portogallo, anche se non riuscirà mai a tenerlo. L'unica potenza delle coalizioni antifrancesi rimane la Gran Bretagna. Quindi, che tra l'altro ha bisogno di un attimo di tempo di riorganizzarsi. Quindi Napoleone deciderà di fare per sfiancare definitivamente, non ci riuscirà, ci sarà l'inizio della fine, per sfiancare la Gran Bretagna e il blocco continentale. L'Austria in realtà tenta un'altra, come dire, quindi di riprendere la guerra di lì a breve, ci sarà un'altra vittoria di Napoleone, ma quello che ci importa vedere adesso, vediamo l'altra vittoria di Napoleone, è che Napoleone comincia a creare il cosiddetto famiglismo, nel senso mette i sovrani della sua famiglia qua e là. Il fratello Giuseppe che aveva messo al trono di Napoli lo sposta in Spagna, il fratello Luigi che aveva messo in Olanda, poi lo lascia lì anche se lui andava ad abdicare, crea altri regni, uno di questi regni che non è più un suo parente, lo vediamo più tardi su una cosa in particolare quando faccio il secondo intervento. Questo è lo schema della quinta coalizione perché nel frattempo l'Austria riprende la guerra come abbiamo visto, ma Napoleone ottiene un'altra vittoria ancora a Wagram e arriva fino a Vienna. Col trattato di Schönbrunn, quindi poi attenzione, 1800, qui siamo un po' avanti, adesso lo vediamo. 1810 la Francia arriva, 1809-10, la Francia arriva a questo, come dire, a questo livello, nel senso che qui si vede poco, in realtà si vede meglio in queste mappe qui. Praticamente i francesi, Napoleone ha preso sia quasi tutta la penisola iberica, è arrivato fino quasi in Polonia, l'Austria ormai è divenuta quasi un vassallo, nel senso che Napoleone sposerà anche una principessa austriaca, Maria Luisa d'Austria. È rimasta solamente la Gran Bretagna, l'Impero Ottomano conta poco, e la Russia. Quindi siamo all'apogeo veramente di Napoleone, che appunto si è anche sposato con Maria Luisa d'Austria, ha dovuto divorziare da Giuseppina perché non gli dava l'erede, è nato l'erede del trono di Francia, anche se poi farà una brutta fine, non so se ne vorrai parlare tu, però questo sarà, quindi siamo nel 1810-11, non so se ricordate l'anno della campagna di Russia, sarà 1812, e da lì torna sempre il Marchese del Grillo per chi l'ha visto. Comincia la decadenza, perché Napoleone, come vedete nella carta di destra, cercherà di arrivare fino a Mosca, i russi saranno molto abili con Kutuzov a fargli terra bruciata, a non accettare il combattimento, è una delle caratteristiche di Napoleone, che quando lo affronti direttamente lui vince, non lo puoi affrontare direttamente, e lo devi sfiancare in vari modi, e lui riesce ad arrivare fino a Mosca, ma poi è costretto a tornare indietro per vari motivi, e da lì poi ci saranno la battaglia di Lipsia, come dire, l'abdicazione, l'andata all'alba, poi il ritorno, i 100 giorni e infine Waterloo. Questo per dirvi un po' come dire, questo è tutto l'ambito nel quale si spiega la parabola napoleonica. Adesso vi parlerà lui di Austerlitz e poi vi parliamo di qualcos'altro. Mi devi aprire Sì, no, lo so. Queste Ah no, stai. faccio io? No, Vado avanti io. faccio le piatti. Ah, ok. Parlo No, devi. No, aspetta. Ammetto? tu, io non ci vedo qua. Mi pare così. Fammi mettere qua. No, fammi mettere Ah, qua. ok. Che è meglio, perché non ci vedo. Allora. I soldati di Napoleone dicevano che lui non vinceva le guerre grazie alle loro gambe. In effetti, la mobilità dell'esercito era, diciamo, uno degli aspetti più importanti di Napoleone. E adesso lo vediamo perché, sostanzialmente, la terza coalizione vede due grandi battaglie: una Ulm, che è una città che sta nel sud della Germania. E poi quella proprio di Austerlitz, solo che diciamo presentano tutte un paio di caratteristiche che ha Napoleone nel suo modo di fare la guerra,
ritroviamo tutte quante in queste due. Che fanno No, va, va un po'? lento, Aspetta. aspetto. No, mo vedrai che ti va troppo avanti. No, è che non ho cliccato. Allora, questa la cita lui è una frase di Chateaubriand, è divertente perché fino alla fine lo prende come straniero. Poi ci Si guardiamo pure su questo presentò uno straniero. straniero, però ne parla bene lui. Allora, io qui ho messo due immagini di Napoleone, la seconda è ancora di Wagram quando le cose vanno bene. Questo perché tutto quello che lui fa, tutto quello che lui ottiene è in primis il risultato delle sue azioni belliche. Quindi è, diciamo, comunque sia, soprattutto famoso quando si studia Napoleone perché vince, perché da 1793 fino praticamente per poco a Waterloo, perché ha rischiato, diciamo, anche lì quasi quasi ce l'aveva fatta. E sono tanti anni e lui sembra quasi imbattibile, perché ne affronta tanti, perché lui affronta comandanti che vengono austriaci, prussiani, poi voi vedete russi, ma Bragation è russo, Buxwoden è russo, anche se sono nomi tedeschi, quindi veramente da tutta Europa. Però quello, diciamo, quello che è importante dire è che in realtà Napoleone, da un punto di vista sia tattico che strategico, non è un grande innovatore, nel senso che non è che stravolge il pensiero o l'uso che si fa delle armi, come fanno Gustavo Adolfo nel 600 o Federico II nel 700. Però apprende tante cose da svariati personaggi, che adesso li vediamo, come il conte di Guibert, e poi, diciamo, tutte queste cose che apprende da altri, fa un mix che risulta micidiale. E in particolare da Guibert, lui sottolineava la mobilità dell'esercito. Tenete conto che fino a prima della Rivoluzione francese gli eserciti sono eserciti d'élite, quasi come quelli di oggi. Sono pagati, non sono tanti, quindi io non cerco una campagna che mi costa come a Borodino 27.000 morti in un giorno, perché prima di Napoleone un esercito di 27.000 uomini non esiste, sono troppi e quindi quando io faccio una campagna devo conservare il mio esercito, cercare di sfiancare il nemico, ma stando attento a dosare le mie proprie forze. Con Napoleone è completamente differente. Un altro è Charles de Folard, si portava l'edizione, diciamo, del libro che lui aveva scritto sui consigli, ovviamente per fare la guerra. Era uno dei pochi libri che lui portava nelle tende quando sta a Austerlitz, quando sta in mezzo alle piramidi. Quindi aveva il lettino, ovviamente, da campo. Questo se lo portava sempre appresso. Questo qui aveva teorizzato, diciamo, il fatto di cercare una battaglia, una sola, decisiva, in modo da distruggere il più velocemente possibile, il prima possibile, l'esercito avversario. Questa è una cosa che farà tante volte. Poi Bossuet, ovviamente, vedete, obiettivo di una campagna militare. Poi ci sono due personaggi importanti. Il primo è il conte di Vauban, che è quello, se girate mezzo Europa, se vedete, intorno a Piazza Triana, a Castel Sant'Angelo, il fossato e agli angoli troverete una struttura simile al rombo. Quello era il complesso, un esempio di sistema di Vauban, dove praticamente lui aveva fatto le città fortificate che stanno tutta quanta Europa. Se voi le girate tra la fine, diciamo soprattutto nel Settecento, dove c'era quartierato praticamente i soldati di stazza in molte città, in quelle più nevralgiche, c'è un determinato tipo di fortificazione. Ovviamente questo non impedisce alla Francia di essere invasa, però sarà il punto di partenza che da poco ha raccontato prima Luigi, dal quale Napoleone parte per andare in tutta Europa. Poi gli ultimi due importanti, uno è il Grimoval, che è un artigliere, e lui praticamente, diciamo, rivoluziona la taglia e il modo di fare i cannoni. E perché è importante? Perché Napoleone in realtà quando va all'Accademia lui esce fuori che è tenente d'artiglieria. Quindi Gribeauval è proprio, diciamo, il primo che ha studiato, quello fondamentalmente quasi più importante. L'ultimo, che vediamo, questo è Jomini, che è mezzo italiano, mezzo francese, mezzo svizzero.
Questo è importante perché lui, insieme all'altro ben più famoso Clausewitz, che ha scritto un libro che è importante, diciamo, a livello teorico che si studia, che è il von Krieg della guerra, gli uomini e Clausewitz sono teorici, che stai lì a studiare come fare, come non fare. Per esempio, Clausewitz prediligeva la fase difensiva su quella offensiva, esatto contrario di Napoleone, però. È importante perché anche diciamo, le sue riflessioni in questo ambito influenzano direttamente perché è contemporaneo di Napoleone. Anche Clausewitz, che tutto quello che Clausewitz impara, lo impara prendendole sonoramente da Napoleone. Questo per dirvi che è un genio, è bravo, tutto quanto, tutto quello che volete, nessuno si sogna di metterlo in discussione, però. Come dire, non dobbiamo dimenticare che la sua bravura non sta tanto appunto nell'innovare, tanto quello nel saper apprendere determinate, diciamo, da più parti innovazioni e poi trasformare in modo particolare la teoria dalla realtà. Questa è una frase di Wellington che è quello che vince a Waterloo, ma che aveva quasi cacciato i francesi dalla Spagna. Lui diceva: la presenza sua sul campo era 40.000 uomini di differenza. Fra poco vi spiego anche il perché dice così. Allora, fondamentalmente Napoleone, diciamo, nell'attaccare l'altro esercito usava grosso modo tre manovre. Quella più famosa sia manovra sul di dietro, sarebbe sulla parte posteriore. Questa che cosa prevede? Prevede praticamente di usare parte del proprio esercito per impegnare l'esercito avversario, mentre la maggior parte dell'esercito praticamente deve, a furia di marce forzate, più velocemente andare dietro al nemico, tagliare la linea di rifornimento, perché contare 27.000 uomini arrivano in Russia, se non c'hai acqua da mangiare proiettili e lui finisce da mangiare, è difficile che poi possano fare qualcosa. Quindi la manovra si tendeva praticamente, l'obiettivo qual era? Andare a prendere, sorprendere l'avversario alle spalle, tagliargli la via di comunicazione per costringerlo a quel punto a combattere, giocarsi il tutto per tutto, ovviamente in una condizione di sfavore. Io qui è messo in questo caso un fiume, quando parliamo di Urm, è la Selva Nera, i monti che sono lì in Baviera. La seconda è quella che riesce a Montenotte e per poco non riusciva a Waterloo, è quella di dividere in due parti, una più grande, diciamo, e una minoritaria, per combattere due nemici che vengono da due direzioni opposte. Questo perché faceva? Perché lui col grosso attacca un nemico. Per esempio, a Waterloo il piano prevedeva che lui avrebbe attaccato e combattuto gli inglesi di Wellington. Non lo dice quasi mai nessuno, ma quel giorno c'era il peggior generale che lui aveva, maresciallo, che lui aveva nominato, che era Grouchy, che si è perso nel cuore dell'Europa, è andato completamente a vanvera con 34.000 uomini e una cinquantina di cannoni, che doveva affrontare Blücher, i prussiani, perché una volta che poi Napoleone, fatti fuori gli inglesi, va ad attaccare ovviamente il secondo. Questo perché? Perché se fate caso, le linee blu, le linee di rifornimento, sono più vicine. Ok, quindi era più facile due eserciti separati, però che rimangono non troppo lontani, erano più facili da gestire. Tenete conto che quando questi si spostano con 200.000 uomini non c'è internet, non c'è telefono, cioè bisogna aspettare quello che arriva a cavallo con. Lui ha citato prima la battaglia di Auerstedt contro loro. Quel giorno Napoleone ha di fronte a sé la minoranza dell'esercito austriaco, prussiano. Se lo trova 12 miglia a nord, 15 chilometri più a nord, da più il grosso dell'esercito prussiano. Quando manda un soldato a chiedere rinforzi, Napoleone se lo guarda e dice: il tuo maresciallo ci vede doppio, perché era convinto che lui stava affrontando il grosso dell'esercito prussiano. E nello stesso giorno, contemporaneamente, perché l'aveva, diciamo, diviso in due. L'ultima tattica era quella di praticamente dispiegare l'esercito su un fronte vastissimo, che in parte è quello che fa anche ad Austerlitz, per poi concentrare l'attacco in un punto preciso. Normalmente quando queste battaglie cominciavano, si cominciava, diciamo, a spararsi addosso con i cannoni. La fase del cannoneggio continuava. La bravura era individuare la prima crepa e poi andare lì a puntare per finire di diciamo, distruggere ovviamente l'esercito nemico. E
Questo è, in parte è pericoloso perché dovete sempre pensare che più il fronte è largo, più è complicato. E questo anche 70 anni fa. I generali tedeschi, quando Hitler voleva invadere la Russia, hanno detto fermane, pezzetta alla volta, non puoi aprire un fronte di 3.000. E stiamo a parlare comunque del 42. E lui faceva la stessa cosa, però l'attacco poi tutti dovevano convergere su un punto solo. Ok? Queste sono fondamentalmente le tattiche diciamo, che lui ha usato nei campi di battaglia. Un'altra innovazione che lui fa, e questo poi verrà copiato soprattutto dai prussiani, era quello di dividere tutto l'esercito, che lui si chiama Grande Armée, Grande Esercito, in corpi d'armata. Che vuol dire? Vuol dire ogni maresciallo di Francia, poi li vediamo dopo, era a capo di un corpo d'armata. Il corpo d'armata era fatto di cavalleria e artiglieria. Era il genio, era praticamente una sorta di esercito in miniatura. Ok? E ovviamente questo perché, come nella battaglia di Auerstadt, da solo affronta senza Napoleone, non ha il tempo, affronta l'esercito e lo può fare perché non è che sono solamente cavalleria e artiglieria. Ad esempio, serviva la cavalleria leggera, era quella che serviva per disturbare le manovre del nemico per fargli credere, vedere, far pensare agli altri. Questa era una delle specialità, lo faceva soprattutto in Italia. Dava le notizie: domani attacchiamo. Avevano già le valigie pronte per andare via, ma lui stampava volantini, no? E per far credere che avrebbero attaccato. Tutto per favore, come si fa quasi un lavoro di intelligence, dare false informazioni. Comunque, questo è importante perché ovviamente diciamo, gli permetteva di utilizzare meglio tutto quanto il suo esercito. Adesso qui trovate una lista di quelle che sono, diciamo, le caratteristiche del modo di combattere di Napoleone, quindi adattarsi alle situazioni concrete, colpire al cuore dell'esercito avversario, sarebbe dispersione e concentramento, divisione in corpi d'armata. Tutto questo lo ritroviamo durante la campagna della terza coalizione. Questo è lui che viene acclamato dalle truppe. Allora, questa è l'immagine che ha usato il caro Luigi. E come ha detto lui, Napoleone nel film ci fa la battuta: io sono bravo a fare la guerra per terra, non per mare. Lui, come tanti altri prima, pensandosi di essere un novello Giulio Cesare, Cesare sbarca in Inghilterra, ammassa 200.000 uomini a Boulogne, che sta vicino a Calais, e poi mette la flotta franco-spagnola di 38 navi che dovevano andare a Calais, caricare i soldati per sbarcare, che una volta sbarcato lui, poi vediamo chi è più bravo a piedi a fare guerra fra noi inglesi. Il problema qual è? Che gli inglesi lo sanno, e in quella famosa battaglia di fine ottobre a Trafalgar distruggono 18 delle 38 navi, quindi lui non ha materialmente la possibilità. I mongoli volevano invadere il Giappone, si preparano, caricano qualsiasi tipo di nave, barchetta, grande e piccola, arriva una tempesta, via. Grazie. I giapponesi si sono salvati perché poi non erano capaci a dar cavallo alla barca, era un po' difficile. Comunque, il problema qual è? Che ovviamente la flotta viene distrutta a fine ottobre. Contemporaneamente si crea la terza coalizione e i russi si mettono in marcia. Il problema qual è? Quando lui viene a sapere che si è creata questa nuova, è fondamentale, una nuova coalizione, e stanno muovendo la guerra a lui, prende 200.000 uomini, li divide in corpo d'armata, dove stanno lì, fai la linea retta più corta possibile e via, marcia. Non sono loro che attaccano, è Napoleone che attacca loro. È fondamentale perché che cosa cambia? Cambia che la prima manovra la faccio io, quindi so io che decido dove andare. E no, funziona così perché lui arriva a Austerlitz 48 ore prima di loro e passa 2 giorni prima della battaglia, da solo con due o tre guardie, a girare tutto il terreno, a tastare il terreno. Qui c'è solamente fango, non c'è, puoi portare i cannoni perché prova a trainare un cannone con le ruote di legno in mezzo al fango, vedi che succede. Cioè, si studia tutto quanto, c'ha tutto il tempo di tirar fuori, diciamo, quel gioiellino che è poi il piano tattico che sarà là. Però l'importante è che all'inizio voi vedete, mi aiuto quello col cursore, tutto, voi immaginate 200.000 uomini che stanno qui, ovviamente attacca l'Austria perché
è l'anello più debole e sono quelli più vicini, soprattutto perché l'Austria, perché mica può aspettare che arrivano pure i russi. Una volta, prima sistema te e poi sistema quell'altro. Anche se c'è 200.000 uomini, tenete conto che qui sono 200.000. Quando arriva la battaglia che sta vicino a Brno, che è famoso perché c'è un bel circuito dove fanno le gare del de MotoGP, lui ce n'ha all'incirca 70.000. Non so tanto morti, ma li deve lasciare dietro per le vie di comunicazione. Quindi più della metà non ce l'ha più, quindi diciamo importante. Una cosa, questo è meraviglioso, quando si comanda c'è una sola testa pensante. Lui aveva il consiglio nella tenda, la parte dove dormiva, la parte dove c'era lo studio e il vero e proprio, quello che noi chiamiamo oggi, lo Stato Maggiore, dove si riuniva con i suoi marescialli e discuteva. Finita la discussione, decido io. E questo è uno dei motivi per cui era amato. Cioè, lui prima di Austria decide, vi guido io. È lui che sta lì e tutto quanto farina del sacco suo. Dall'altra parte c'erano altri due imperatori, non comandavano mica loro le truppe, davano il compito agli altri. E qui poi vabbè, è una cosa meravigliosa perché adesso vediamo. Allora, voi la cartina purtroppo dopo ne ho due. Comunque, tenete conto di una cosa: questa qui è Praga, questa dove vedete scritto Austria sarebbe la Repubblica Ceca. Napoleone praticamente parte, diciamo, da quello che oggi è il Belgio e l'Olanda, da quella zona, e praticamente arriva alla Germania, diciamo, la parte perché Ulm è una città tedesca e sta in Baviera, sta vicino all'Austria, praticamente, proprio sopra il confine con l'Austria. Perché va lì? Perché lì c'è il primo, diciamo, le avanguardie degli austriaci col generale Mack. E questo povero generale Mack fa veramente una brutta fine, perché qui vediamo. In realtà c'è cioè, la battaglia che gli ha definito il sacco di Ulm. Mac si chiude a Ulm con 24.000 soldati e la città poi sarà completamente circondata dai corpi d'armata di Napoleone. Perché, diciamo, c'è una genialata? Perché innanzitutto sposta, a parte con 200.000 uomini e a marce forzate, arriva prima che le truppe austriache, che si chiudano qui, gli arrivino i rinforzi dalla Russia. Quindi innanzitutto, per quello vi dico, il fattore tempo è quello più importante. La seconda cosa, fa come prima, passa la maggior parte dell'esercito, passa dall'altro lato delle montagne, Mac non lo sa quanti sono, non ne ha idea, perché lui è incalzato, come ho fatto vedere sulla prima, da una piccola parte delle idee che lo insegue. Quando lui si chiude dentro, gli altri devono solo fare il giro intorno e viene chiuso nella quindi la rapidità. Un'idea chiara, prima l'uno e poi sistema l'altro, tutto questo, e questa è, diciamo, la prima parte, ovviamente. E qua si vede un po' meglio, passa dietro, cioè no, e qui sono divise, qui praticamente, contate che questo è il Danubio, praticamente, quindi qui sotto c'è la Germania, qui siamo tra Svizzera e Austria, e eccolo qua, qui si vede un attimino meglio, vedete, questi sono i francesi, questo è Mac. Loro una parte lo attaccano, questa qui è Ulma, tutti gli altri fanno il giro intorno e poi lo chiudono. Questi sono gli altri austriaci. Ovviamente, ripeto, la velocità, divisione in corpi d'armata, diciamo, il far credere, non far capire al nemico quali sono le tue forze e qual è il tuo piano, e chiuderlo, isolarlo. Mac, il poverino, andrà da Napoleone perché si arrende. Che non può fare nient'altro, le altre truppe austriache parte erano in Italia e parte stavano aspettando, tanto che l'Austria arrivava in quella che oggi è quasi l'Ucraina, praticamente, l'Ucraina al confine con la Polonia, e stavano lì ad aspettare i russi. Lui lo lascia libero di tornare dall'imperatore e fa salutamelo, una vera e propria presa in giro. Quando Mecca arriva da Francesco I, si becca 2 anni di galera, degradato, e carriera finita. La differenza è che sempre Mac andava su incarico, Napoleone comando io, faccio io e decido io. Finito, diciamo, con la campagna di Roma, ovviamente il fronte si sposta, qui è la battaglia di Trafalgar, perché lui viene raggiunto mentre sta facendo la campagna di Roma, quindi sa che il suo piano di invasione dell'Inghilterra, diciamo, quel piano lì, e ovviamente è completamente da dimenticarsi, e a maggior ragione ha bisogno di una vittoria.
proprio perché, come dire, il piano B è sfumato, quindi appunto è costretto praticamente a vincere. E lo scontro decisivo avviene appunto qui nell'Alta Moravia. Una cosa importante, quando vi dicevo prima, c'è uno solo che deve comandare. Perché i russi arrivano tardi? Perché stanno lontani? No, no. La rivoluzione d'ottobre, quando si festeggia? Il 7? No, Il 7 novembre. novembre. Perché? Perché se io sono ortodosso e dico ci vediamo il 15 di dicembre, il 15 dicembre mio, per lei è il 27, è il giorno dopo a Santo Stefano, che lei c'ha il calendario gregoriano, io c'ho il calendario giuliano. Per questo arrivano tardi. So se vi rendete conto, tra imperatori, re, 200.000 uomini, parte tardi, perché il giorno che doveva partire lui stava 2 settimane indietro. E ovviamente a Austerlitz lui c'ha tante frasi fatte. C'è una che è fondamentale, fa lo spazio si recupera, il tempo no. Lui arriva primo, studia, c'ha tutto il tempo da apparecchiare, vedere, faccio così, faccio così, proprio se la giusta come vuole. E dall'altra parte c'ha uno solo che glielo poteva tenere testa e che è Kutuzov, solo che siccome era più anziano, quando arriva lì e la sera prima dice questo è netta inferiorità numerica, sono 2 giorni che sta qui e ci ha aspettato, c'ha qualcosa in testa, fammelo venire. Fategli allunga le linee di rifornimento, perché, vi ripeto, era partito con 200.000, ce n'aveva 70-73.000, e poi c'era un'altra cartina, si vedeva tutte le città sul Danubio, lui lascia i soldati per assicurarsi le vie di rifornimento. Solo che siccome è anziano, lo zar Alessandro I ha 27 anni, facile a comandare, no? No, no, tutti, tu sei vecchio, non te va. Mia nonna avrebbe detto andiamo a finire più in abruzzese, cioè sei stanco, no? Non ce la fai più, no? Sì, e lui era un'oretta e poi nel 1812 gli lasciano bruciare, combatti a Borodino, Kutuzov, perché è costretto dallo zar, salva l'esercito che Napoleone cercava di distruggere, lo salva, se ne vanno dietro ai Urali, brucia Mosca, fai quello che vuoi, noi qui ci stiamo tutto l'anno, tu no. Danno retta a Kutuzov, nella seconda guerra mondiale, manco a parlare, c'era le monete che la faccia di Kutuzov, perché fanno la stessa cosa, se ne vanno dietro, vieni, vieni. Io sto, se lo fanno pure oggi, vieni, io qui ci sto tutto l'anno. No, è solo che sta lì la differenza, c'aveva 27 anni Alessandro I, era zar da poco, il padre l'aveva ucciso, quindi cercava la vittoria, cercava di far essere un grande imperatore, di essere una figura di, diciamo noi, guadagnarsi il favore, diciamo, della popolazione sulla scena, poi 27 anni, bello romanticismo, che bello sul campo di battaglia, proprio tutto quello che voleva Napoleone che loro facessero, loro hanno fatto. Le condizioni però le crea lui. Comunque, lui arriva e già la sera prima, questo è un quadro che è Napoleone stesso che lo racconta a Sant'Elena, lui la notte prima, contare che i soldati si svegliano cioè, si svegliano alle 5 alle 6 di mattina, la battaglia comincia alle 7 di mattina. Di notte lui passa, gira ancora fra i soldati che dormono per controllare che sia tutto in ordine, tutto come vuole lui. Una sentinella sente arrivare, praticamente, ovviamente, non era da solo, non erano tanti, non era da solo, lo riconosce e urla viva l'imperatore. Viva l'imperatore, si svegliano gli altri, viva l'imperatore, praticamente nella notte vedete fuochi, le 70.000 persone che urlano viva l'imperatore, dall'altra parte c'erano altri, li vedevano, lo sapevano, è Napoleone stesso che nel memoriale di Sant'Elena racconta la vice la notte prima di questa battaglia come una delle più belle della sua vita, perché non era voluto da lui, è stata tutta una cosa proprio, diciamo, casuale, e questo è uno di quei fattori. In realtà è l'immagine che non davano i soldati, e i soldati gli ubbidivano fedelmente, ciecamente, con lui fino alla fine, cosa che non veniva fatta dall'altra parte. Poi dopo, quando facciamo il maresciallo, vi faccio fare due risate. Allora, questo è lo schema, praticamente la situazione iniziale della battaglia. Allora, una cosa importante, questi blu sono i francesi, questi rossi gli austro-russi. Il piano di Napoleone era semplice, lui praticamente lascia sguarnito il suo fianco destro, sarebbe questo, per invogliare gli austro-russi a scendere dalle colline di Prazen. Lui le poteva occupare, perché è arrivato prima di loro, e è un vantaggio tattico, perché da sopra io sparo meglio. Gliele lascia,
ci devono andare loro perché devono pensare che siamo di meno. Lui parte delle truppe, le nasconde, il fianco destro li leva, non li devono proprio vedere, devono pensare che sto di più, devono pensare che si sono presi la posizione migliore. Glielo fa, cioè lui vuole che loro facciano questo e questi a bamba ci cascano in pieno. Questo perché? Perché ovviamente immaginatevi, spostare in ogni caso, quelli erano sugli 80-85 mila, spostare uomini e per combattere poi arginare, cioè girare. aggirare, sì, arginare, aggirare il fianco, il loro fianco sinistro, il fianco destro di Napoleone e prenderli praticamente alle spalle. Per far questo ci vuole tempo. Cominciano alle 7 di mattina con i cannoni. Un francese che sta dall'altra parte, che si chiama, lo faccio vedere dopo, Langeron, che sta proprio qui sulle colline di Pratzen, scriverà anni dopo: alle 8 i russi stavano ancora a dormire. C'erano le parti dei russi che stavano, l'hanno lasciati a dormire fino alle 8 della mattina. La battaglia è finita alle ore 14, alle 8 ai 14, ma sei part-time. Ed è stata anche incerta, però è una cosa di luce. E il tutto, come si, quindi voi immaginate, questi arrivano, si posizionano per bene sulle colline di Pratzen, ma sembrano di meno, il fianco destro è nettamente sfornito, decidono la sera prima, ovviamente i due imperatori, Kutuzov, nessuno gli dà retta, facciamo così e festeggiano, i due, Francesco I e festeggiano, abbiamo già vinto, sicuro al 100% non c'è proprio da discutere. Perfetto, la battaglia comincia, tutto va secondo i piani di Napoleone perché dalla collina di Pratzen si spostano giù e lui praticamente dà l'ordine ai due generali Van Damme e Saint-Hilaire di attaccare perché l'obiettivo principale era quello di conquistare in realtà la collina di Pratzen. Tenete conto che quando il fianco suo destro sta per cedere, arriva Davout, che si era fatto praticamente in 2 giorni 50 km di marcia, arrivano mezz'ora e combattono. Cioè, quindi si è appena fatto 20 km di marcia a camminare, adesso devi combattere. E riesce a reggere. C'è, ripeto, è breve perché Van Damme e Saint-Hilaire conquistano agli ordini di Davout, conquistano la collina di Pratzen e allora si accende praticamente lo scontro, quello più. La fase più importante perché c'è un controattacco praticamente dei russi e degli austriaci e Napoleone interviene con la Guardia Imperiale. E questo è le colonne Davout che praticamente da Pratzen va alla conquista della collina di Pratzen. Perché quello è importante? E la battaglia finisce subito perché una volta che gli austro-russi non perdono il controllo delle colline di Pratzen, che sarebbero praticamente queste qui, l'esercito austriaco è rotto in due. A quel punto, che facciamo? Che si fa? Non c'è un piano B, non c'è uno dietro, non sai che fa. E come succedeva anche fin dall'antichità, si scatena il panico. Se qualcuno l'ha visto, sto andando a vedere il film. Hanno fatto una cosa non tanto carina perché voi vedete qua i laghi, ovviamente era il 2 di dicembre, per quello abbiamo fatto ovviamente riferimento a oggi. C'è la neve, la maggior parte di quelli che stavano i primi su Pratzen, che erano lì a combattere il fianco destro, scappano in direzione ovviamente verso est e verso sud, ma si ritrovano a camminare sui laghi ghiacciati. E non è le palle dei cannoni sparate da Napoleone, che noi diceva dopo una battaglia non ci sono nemici, ci sono solo uomini sconfitti, hai perso, finisce là, basta. Nel film vede uno bombarda e questi morono affogati. Non, sì, qualche colpo gli viene sparato perché tu te devi assicurare che questi se ne vanno via, ma una fuga di uomini, cavalli, a fuggi-fuggi generale su un lago ghiacciato crea ovviamente. Crea il panico più totale e molti di questi moriranno così. E quindi, ovviamente, solamente Francesco I si presenterà poi da Napoleone. Questo è il frappo che praticamente gli comunica che hanno preso la collina di Pratzen, come lui voleva. Cioè, quelli, vi ripeto, ancora una volta, hanno fatto tutto quello che sembra quasi una sceneggiatura. C'è scritto, ognuno ha preso, come attori, sono arrivati lì e ognuno ha fatto il proprio compito. Una curiosità, questi con il drappo bianco, questi sono i marescialli, ok?
dopo dividiamo meglio un'altra battaglia. E questo è Francesco II, che praticamente solo lui, sì, poi dopo lui, Ah, sì, vabbè, però è già Francesco I perché viene ridenominato imperatore d'Austria l'anno prima di Austerlitz, quindi è un errore, Francesco II. devo Vabbè, toccare su vivere, non informiamo. no, aspetta, hai ragione perché la corona lui era imperatore del Sacro Romano Impero, E nel poi dopo 1806 viene finito, quindi ora era sia Francesco I d'Austria che Francesco certo. II E imperatore. poi di San Matteo se lo scrive il Sacro Romano Impero, quindi no, quella è Iena, l'anno dopo. yeah. Sì, Che perché in realtà lui, cioè Francesco II, si autoproclama imperatore d'Austria sapendo che Napoleone si incoronerà imperatore. Quindi lui decide di prevenire in un qualche modo per tenersi la corona. Infatti, non so se l'avete visto prima, quando vi ho fatto vedere le slide, c'era la pace di Presburgo, si vede Napoleone seduto sul trono imperiale, mi pare proprio con la porpora, con accanto l'imperatore del Sacro Romano Impero che gli lascia il posto. Quello è un quadro per dire adesso il nuovo imperatore sei tu. E ovviamente ci va solo lui, perché ormai l'esercito, ovviamente il povero Austria ce l'ha sempre prese. I russi stavolta si ritirano e poi li sistema. Questo è 1905. Nel 1906 sistema i prussiani a Jena e Auerstadt, e poi va 1800. Io ho capito 1900. No, l'anno dopo 1806, poi nel 1807 genuzia Tilsit. Vabbè, Alessandro, vabbè, stavolta si mette d'accordo con lui per poco. Comunque, la cosa importante è che questa battaglia è paragonata a quella di Cannae, che è fatta in Puglia da Annibale, dove Annibale con una manovra quasi praticamente lì accerchia e ammazzano 10.000 romani, si ammazzano fra di loro, però. Diciamo che è una battaglia che porta alla completa distruzione dell'esercito avversario. E qui fondamentalmente è successa quasi la stessa cosa. Lui, tutto l'esercito ovviamente avversario, si salvano ovviamente parte dei russi che si ritirano e poi possono continuare a combattere. Però a livello, ripeto, tenete conto che alle 8 delle mattine è cominciato, 6 ore dopo era già tutto completamente finito. Ma si vede in tutto questo, se ci sono sferrati libri su questa battaglia, perché comunque ci sono anche tanti, tanti resoconti, sono belli quelli scritti dai russi, perché quando li leggete con le date, non è il 2 di dicembre, stiamo ancora prima della metà di novembre, secondo loro, ovviamente abbiamo parecchio materiale, dopo ci si rende conto. La differenza quando comanda uno con le idee chiare e quando invece stanno troppo, come si suol dire, troppi galli a cantare. Quando uno ha le idee chiare, devo disintegrare l'esercito avversario, perché non, anche a lui non posso permettermi di andare avanti troppo avanti, perché lui, vuol dire, si crea la connessione, lui deve attaccare per primo, quindi il fattore tempo gli gioca contro. È per quello che Kutuzov vi fa, fallo allungare, fallo venire qua. Così ovviamente è meglio per noi. E poi c'era anche la Prussia, che per tutta la campagna è un po' quello che sta alla finestra a guardare. Poi l'anno dopo, spinti dagli inglesi, proveranno, ma ce le prendono praticamente anche loro. Questo è vicino a Pratzen, praticamente un monumento che fu fatto all'ossario. Ci sono, vedete, qui ci sono due statue qui e altre due dietro. Una è l'Austria, una la Russia, una è la Francia e una la Moravia, che oggi sarebbe la Repubblica Ceca. E questa è una rappresentazione a piani, vedete, apoteosi di Napoleone, che è il ritratto esattamente come, diciamo, lo stile è quello degli antichi romani. Seduti, il consolato, è tipico riprendersi console. Non erano nomi a caso, cioè si faceva apposta perché bisognava, diciamo, rifarsi a quel mondo, a quel tipo di modello di vita lì. E allora io mi fermo, arrivo a te e Vabbè. poi ci facciamo due risate. Però dove apri tu? Un paio di minuti, Fa parte dire dobbiamo fare 5 minuti di domande, 2 minuti di domande. come volete.
Va bene. Una breve domanda veloce. Veloci, cioè, mi pare posto l'accento su due cose. Su Metternich, Più avanti. che aveva offerto la pace a Napoleone in cambio della situazione in Lidia, e poi la creazione della Vestfalia, con tutti quelli satelliti che avrebbero dovuto contribuire Aspetta. a mandare truppe. Tutto giusto, solo che Beh, qui siamo qui. no, lo so, però se devo parlare di Napoleone o scelgo un Signor. anno, se no cominciamo, finiamo domani pomeriggio. No, perché domani è pomeriggio? Tra un anno. L'accettazione della pace con l'Austria ha condizionato la svolta negativa della No, guerra. allora, la sua rovina è il non aver usato la pace di Amiens nel 1802, quando lui si mette in testa che deve far fuori l'Inghilterra. Lui l'Inghilterra non la... No, lo so, il problema è che da lì, cioè, dietro la campagna di Russia e Austria, ci sono i sordi inglesi, dietro la campagna di Prussia ci stanno i sordi inglesi. Lui fa il blocco continentale, è come le sanzioni alla Russia, ti sei sparato sul piede da solo. Se riuscite a E farlo, quindi... domani sono No, riuscito. però il problema è, la linea, è una linea che continua che va avanti. Poi il discorso è un altro. La maggior parte delle cose che ha detto lei è tutto giusto, ma bisogna aspettare l'anno dopo, perché quando lui sconfigge i prussiani entra a Berlino e quindi gli ordina ai marescialli davanti alla tomba di Pellegrino che trovasse il cappello perché gli dice se lui fosse stato qui avremmo vinto. Qui stanno quattro imbecilli e quindi si può fare tranquillamente tutto. È lì che lui muore il Sacro Romano Impero, è lì che comincia a creare il Granducato di Varsavia, che i russi proprio non gli evocano in giù perché l'hanno fatta sparire a Polonia insieme a Austria. È lì che fa tante di quelle cose che comincia un'altra volta come dire, a fare bollire sangue un po' a tutti quanti. Fino a lì. Però la data di oggi era l'incoronazione e Austerlitz, che tanto se va in Francia c'è la Gare d'Austerlitz. Se va in Inghilterra c'è sta Trafalgar Square, non mettono, cioè Waterloo Station sta a Londra, non sta in Francia, e a Londra non trova Rodes Drift, dove hanno preso i mazzari dagli africani. Nessuno lo fa mai. Però bisognava dar taglio e dal punto di vista militare questa campagna qui è un attimino più completa, perché Jena e Auerstedt è solo lì il fatto di dividere le forze, perché manco quelli sapevano... Perché la maggior parte dei prussiani pensavano di avere di fronte tutto l'esercito di Napoleone, invece c'era solo Davout e anzi un altro maresciallo, Bernadotte, quasi quasi lo mandava al plotone perché era arrivato tardi a dargli manforte. Poi Bernadotte diventa re di Svezia, tanto per, però abbiamo 2 ore, devo tagliare. Poi, questo, ogni cosa che fa crea macello, cioè, ogni cosa che fa, ogni atto che fa, ce l'abbiamo ancora oggi. Il prefetto, no, cioè il codice, i due codici delle leggi fatti prima, uno ha fatto Teodosio 350-400 d.C. e poi Giustiniano. C'erano 1000 anni che si faceva una raccolta di leggi che si sistemava, giusto? Quindi se avessimo fatto studi giuridici, capirai, facevamo una lezione solamente sul codice napoleonico. Nessuno mette in dubbio che uno dei più grandi uomini della storia insieme a Giulio Cesare. È quello su cui hanno scritto più libri. Hanno scritti più libri su di lui rispetto a Gesù Cristo, Maometto, Alessandro Magno. Contabile, da uno storico inglese, Taylor, si è messo a contare tutte le pubblicazioni. È Storico un quello. po' discutibile su certe cose, però Si è messo a contare quanti libri ci stanno, è quello con cui ci stanno più titoli in assoluto. Quindi, se lui, quando viene qui, c'è cioè, o faccio su misura, o se no, non si finisce più. Tutto diciamo che nel momento in cui Napoleone ha voluto creare quello che dici tu è vero, della pace di Amiens, eccetera. Diciamo che nel momento stesso in cui Napoleone ha voluto creare l'impero francese sul continente europeo, quello è stato, come dire, forse spero che si sia visto da quello che ho detto prima, è stato, come dire, il suo apogeo, ma anche l'inizio della sua fine. anche perché c'è una cosa fondamentale da tenere conto, che è la cosa peggiore. Quando Giobbiano, cioè, si presentò uno straniero fu scelto. Era Ok, lui il a pe... tira corso. no, 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 adesso vediamo, adesso non è così, Il problema non è quello. Tu ricordati questo, l'effetto peggiore di Napoleone è un altro.
Quando le faccio vedere l'ultima slide che ho fatto, ti spiego bene il perché. Perché Napoleone I la narancina diffonde la peste. Dopo vi spiego il perché. Comunque, visto che sono le 7, qualcuno ha qualche altra domanda? Voleva fare qualche altra domanda No, intanto? c'è qualcosa che ricordo questa resa, non il film attuale, che mangia quello il principale commento, Napoli 20 anni fa, poi ripresa anche, ricordo da bambino, da Alberto Angela, con citazione, come disse, di un fatto storico, però che rende ancora più drammatica rispetto agli altri, quindi disastrosa, la distruzione di due eserciti, tutto quello greco, e anche preso nel film, il fatto che nei tentativi di cercare di fuggire al meglio, salvare soprattutto il corpo dell'esercito austriaco, ci fossero questi ordini, queste comunicazioni che arrivavano in russo e in tedesco, e di fatto queste cose non funzionavano, cioè, non c'era la possibilità di lingua franca. Volevo chiedere se era una motivazione storica poi ancora effettivamente di questo, nel peggio, nel No, peggio, non cioè credo, prima. posso rispondere io, non credo, nel senso che all'epoca non c'erano i comandi nelle lingue nazionali, all'epoca c'erano le lingue franche anche nei comandi dell'esercito, quindi tutti, diciamo, conoscevano una lingua franca, sia i generali, tra l'altro la lingua spesso era il francese, anche in ambito militare, quindi, per carità, io non ho approfondito la cosa, però onestamente penso che sia stato un qualcosa tipico di quelle aggiunte postume che fanno i film, un po' per caricare un po' anche con le letture attuali. Poi, per carità, può essere anche successo, però voi considerate che siamo nel Settecento, che No, cosa è tirato fuori? è così. Allora, in teoria costa meno di 9 euro. Questo è un francese che sta dall'altra parte. Non ci do. Te leggi questo, che non è tanto, e ti rendi conto che proprio Ah, non è manco ok. un problema di lingua. Cioè, un problema che va lì, ah, sì, vabbè, siamo al doppio, giriamo lì, facciamo, c'è cioè, riunione, consiglio per organizzare una campagna, e che 5 minuti. Un po' come quando sei al comune, ai 18 c'è cioè a Roma, ai 16 tutti i vicini, Un'altra cosa. quando tu hai 18 c'è sta Roma e 4 fuggi generale, capito? Gli è da dire, questo gli racconta la superficialità, perché ovviamente gli hanno dato la colpa a lui perché è francese, però vabbè, questo parla proprio, capito, con un conflitto di interessi mostruoso, però ti dà l'idea dove stava là dentro, ognuno diceva la sua. Tu mi stai, non te posso vedere, mi stai antipatico, hai detto ah no, allora tocca Fabi, basta, a priori, capito? Quello è, invece c'è Napoleone, c'è una cosa, io devo arrivare là, la strada più corta è questa, voi dovete stare zitti e dovete fare quello che dico io, perché fino ad oggi, quando lui dice, lui c'era un'altra frase sua, io do un ordine, o taccio, era abituato a fare quello, e fino a quel momento l'aveva giustificato, ma lì sto. Due mondi, quello che gli dico lui, te lo spiego dopo, sono due mondi, due concezioni di vita, di società che si affrontano lì sotto e si riflette nel modo di fare la guerra. Poi, dopo ti spiego il perché. Comunque considerate che all'epoca ancora nel Settecento, questo fino all'Ottocento, la maggior parte, se non la totalità, degli ufficiali dell'esercito erano nobili. I nobili non parlano la lingua del popolo, parlano la lingua aulica. I nobili russi non parlano il russo, parlano il francese. Basta, voi avete letto, che tra l'altro si riflette in questi stessi anni, Guerra e Pace, di Tolstoi. Come comincia Guerra e Pace, se ve lo ricordate? Con la citazione in francese. Dall'originale, anche nell'edizione italiana, lo trovate la prima frase in francese. Una curiosità, dopo la bomba di Nagasaki e Hiroshima, l'imperatore giapponese parla a radio, nessun giapponese lo capisce, il giapponese che parla lui non ha nulla a che vedere, nessuno lo ha mai visto, quindi se va in giro non lo riconoscono, nessuno ha mai sentito 45 la sua voce, nessuno capisce la lingua che parla. Quindi. Ma lui parla delle caste che sono del suo stesso, se possiamo chiamarle Sì, così, sì, del sì. suo stesso ceto. Poi il popolo, non... la rivoluzione francese porta il concetto di cittadinanza, prima sono tutti sudditi, non esiste il concetto di cittadino. Il popolo deve solo lavorare, dare la manovalanza, pagare le tasse e basta. E fornire quando serve, cioè truppa per l'esercito, canne da cannone, come si dice. Allora, visto che lui ne ha parlato, allora, io ho detto, dopo tanta storia militare, volevo tornare su una curiosità, perché adesso vi apro le slide così magari lo vedete, il tema. È un tema che in Italia ogni volta è il classico tormentone tipico che ci facciamo noi, cioè Napoleone era francese o era italiano? Allora, cominciamo col dire una cosa, aspettate che devo mettere qui. Ok.
Cominciamo col dire una cosa, vi rispondo già un attimo in anticipo in parte, poi la risposta vera ve la do dopo. È una domanda mal posta, perché dovremmo intanto capire che cosa intendiamo per francese e per italiano. Ogni dicitura, penso che fa riferimento a un periodo storico, va calata nel periodo storico in questione, non va vista col senno di poi. La parola francese e la parola italiano nel Settecento, inizio dell'Ottocento, ha una valenza molto simile a quella di oggi, ma non è ancora esattamente quella odierna. Allora, brevemente, francese che cosa può voler dire? Abitante della Francia. Italiano cosa può voler dire? Questo è un po' più complicato. No, non è vero che non vuol dire niente. Adesso lo vediamo. Adesso... C'era l'idea d'Italia, c'era l'idea d'Italia e la parola italiano esiste. Geografica. Anche a livello di sentimento, allora, questo è un discorso complicato. Dovremmo stare qua ore e ore a parlarne. Allora, bisogna vedere sempre qua cosa intendiamo per italiano. Se intendiamo un qualcuno che dice io sono di sentimenti italiani, non esiste ancora l'identità nazionale italiana. Sta nascendo proprio in quegli anni. Però attenzione, se voi pensate che andavate nel 700, anche nel 400, da un abitante di un qualunque luogo dell'Italia e dicevate, vabbè, forse qualunque no, però un medio abitante, e pensate che la parola italiano non diceva niente di sbagliato. La parola Italia, italiano esisteva, significava non solo l'abitante della penisola, significa anche uno che in qualche modo ha come dire, ha un tipo di costume che è diverso da chi sta oltre le Alpi. Se voi prendete le descrizioni geografiche del 600, del 700, voi trovate scritto veste all'italiana, costumi all'italiana. Ovviamente cioè, esiste già il concetto di lingua italiana. Quindi si sta facendo largo su tutto un insieme di fattori che sono la base per quella che sarà la coscienza nazionale. Poi è chiaro, a livello politico no, io sono suddito. Anche geografico. Sì, geografico è il primo concetto, quello è il primo. Come? Ma? Sì, però Si chiama Italia, la parola Italia è una parola antichissima, è una parola dell'epoca preromana addirittura. Cioè la parola Italia nasce per designare un popolo della penisola calabra, gli Italoi, che poi si estende gradualmente fino a tutta la zona, tra lo stretto di, non le isole, lo stretto di Messina e la linea gotica viene chiamata, cioè l'Appennino tra La Spezia e Rimini. Tutta la penisola appenninica viene chiamata Italia. Nell'anno 88 a.C., c'è la guerra sociale, perché si chiama guerra sociale? Sono i soci italici come dire, che si coalizzano dell'Italia centro-meridionale, vanno a Corfino in Abruzzo, mettono lì la loro capitale, c'è cioè una moneta proprio con scritto Italia, e fanno guerra contro Roma che non gli vogliono dare la cittadinanza. Poi la Repubblica Romana concede la cittadinanza romana agli italici, che diventano cittadini romani, Giulio Cesare la estende alla Gallia Cisalpina. E poi, vabbè, i confini orientali è un discorso complicato, e poi con Diocleziano, con Augusto viene proprio fatta la prima Italia con le regioni quasi come le conosciamo oggi. Non so se voi, poi potremmo fare una lezione, sono anni che lo ripeto, vabbè. La prima regione si chiama Lazio e Campania, la seconda Lucania e Bruzio sarebbe Calabria, la terza Puglia e Calabria sarebbe Calabria, non è la Calabria nostra, è il Salento. Sannio sarebbe l'Abruzzo. Piceno sarebbe le Marche, Etruria la Toscana, Emilia si chiama già Emilia perché i romani tolgono il nome Gallia Cispadana e quindi la chiamano Emilia. Venezia e Istria, Transpadana e poi Diocleziano aggiunge le isole, Sicilia, Sardegna e Corsica, perché c'è pure la Corsica, ora lo vediamo, erano le prime due province romane, Sicilia e Sardegna e Corsica. Quindi l'Italia è un concetto antico, è un concetto che tra il Medioevo, nel Medioevo c'era il Regno d'Italia. Tutte le zone, dal centro al nord, divise prima tra Longobardi e Bizantini, quando arriva Carlo Magno, l'edifica sotto il regno, non si chiama ancora d'Italia, si chiama ancora Regno dei Longobardi, poi diventa Regno d'Italia. Si chiama proprio così, Regno d'Italia. Quindi per dire, non esiste uno Stato italiano unitario a tutta la penisola, ma non è esistita neanche una Germania. Se voi andate a vedere una Germania prima di Bismarck, eppure se andate a vedere la parola Germania esiste già dall'epoca romana, Tacito scrive la Germania, la famosa opera. E anche nel Medioevo, nelle raffigurazioni geografiche, viene stampata nel 500 la prima grammatica della lingua tedesca, Lutero scrive l'appello alla nobiltà della nazione germanica, della nazione tedesca. Quindi, come vedete,
Attenzione a non confondere la geografia politica che voi vedete sugli Atlanti storici con la geografia in generale, la geografia dei popoli e dei paesi. L'Italia in questo periodo, piaccia o non piaccia, è un paese, esiste. Tutti sanno che esiste il paese tra le Alpi e il Mediterraneo con le isole, quello si chiama Italia. Tra l'altro, io vi ho preso proprio una citazione di Napoleone, così ce l'avete proprio testuale, ma questa la vedete alla fine. Allora, prima cosa, Napoleone è nato in Corsica, è nato ad Ajaccio. Ajaccio in italiano, in francese Ajaccio, mi pare si pronuncia così, se non sbaglio. Allora, questa, vabbè, io ho messo una mappa della Corsica a sinistra, questa è la statua di Napoleone ad Ajaccio. Ora, tu prima hai detto, Napoleone si sentiva corso. Napoleone è nato in Corsica, è nato da una famiglia di origine, non si capisce bene se toscana o genovese, perché vabbè, la Corsica era dominio genovese, ma fino a un anno prima che nascesse Napoleone. Napoleone nasce nel 1769. L'anno prima la Repubblica di Genova, siccome i genovesi, che sapete, sono tirchi, stanno alla bancarotta, battute a parte, dicono ai francesi: se vuoi andare lì, vai lì, basta che mi ripaghi parte dei debiti. La Corsica, attenzione, non diventa proprio francese, diventa un possesso del re di Francia. Come ad esempio il Congo era possesso del re del Belgio, la Corsica diventa la stessa cosa. Cioè, poi i francesi, ovviamente, di lì a breve, di l'anno molto, scoppia la rivoluzione, nasce l'idea di nazione francese. I francesi vogliono avere il loro posto nel Mediterraneo e quindi la Corsica è il primo trampolino per arrivare nel Mediterraneo. Però, non so se andare avanti, ecco, però cerchiamo un attimo di capire cosa voleva dire essere corso nell'epoca del Settecento. Questo non è Napoleone, questo è Pasquale Paoli, non so se qualcuno di voi sa chi era Pasquale Paoli, è stato il padre della indipendenza corsa. Fatto sta che questa frase non è sicuro che l'abbia detta, pare che l'abbia sia stata messa in un, come dire, in un proclama che lui ha fatto prima della battaglia di Ponte Nuovo, dove i corsi alleati degli inglesi cercano di sconfiggere i francesi, perché poi c'è una sollevazione in Corsia quando arrivano i francesi, sarà tutto un... Poi Paoli stilerà anche un tentativo di costituzione per la Corsica che verrà ripreso da Rousseau. Rousseau scriverà un trattato, un saggio sulla costituzione della Corsica. Fatto sta che lui pare che abbia detto, vi ho ricordato questa frase: noi siamo corsi per nascita e sentimenti, ma prima di tutto ci sentiamo italiani per lingua, costumi e tradizioni. E tutti gli italiani, qui siamo nel Settecento, non siamo con Garibaldi, Mazzini, eccetera. E tutti gli italiani sono fratelli e solidali davanti alla storia e davanti a Dio. Come corsi non vogliamo essere né servi né ribelli, perché i corsi sono considerati ovviamente ribelli. Come italiani abbiamo il diritto di essere trattati uguali agli altri italiani. Ora, io ho messo questa frase, forse vera, forse no. Fatto sta che se andate a leggere altri scritti di Pasquale Paoli, vedete che lui parla dell'Italia e quando parla della Corsica la considera Ma ci sono parte dubbi, dell'Italia. questa massima è considerata apocrifa, questa massima specifica, anche io la conosco, ma è considerata apocrifa, ci sono dubbi, io No, credo. allora il problema è che non è uno scritto di Pasquale Paoli, pare che sia stato un proclama, uno dei proclami da lui stilati durante la cosiddetta Rivoluzione Corsa, avrebbe scritto questo. Compare in qualche fonte, però è chiaro, non hai la certezza, è una cosa che si è tramandata, è come quando parli delle storie orali, no? Ci può essere del vero, può essere no. Poi considerate anche una cosa, che negli anni 30 del Novecento, quando c'era il fascismo in Italia, si soffiava sull'irredentismo, sulla cosa, quindi potrebbe anche essere una fonte, come dire, creata in quel periodo. Non credo onestamente, perché compare anche in altre fonti che non sono riconducibili alla produzione irredentistica dell'epoca fascista, però. Adesso io ve l'ho messa perché questa sintetizzava, sennò avrei dovuto mettere tante frasi di Pasquale Paoli. Questo è l'idea di che cosa vuol dire essere corso nel Settecento, a prescindere che l'abbia detto o no. Questo era il pensiero che aveva, diciamo, un esponente della classe dirigente corsa, se così vogliamo dire. Allora, Napoleone era corso o no? Andiamo a vederlo. Napoleone, quando va a Sant'Elena e scrive i famosi memoriali, lascia delle memorie che vengono, come dire, trascritti da varie personalità. Adesso non, diciamo, c'era un generale, non mi ricordo mai il nome, vabbè. E lui, no, quello non è il generale. E Il c'è una. generale tre sottufficiali di Milano che però non sta con lui. Per lui la Stasis Sì, era un civile che poi farà la fortuna con il memoriale di Sant'Elena, vabbè. Comunque, io ho preso questa, come dire, questa frase dove lui dice. Facciamo entrare un attimo prima che noi riprendo. Allora dice, lui parla dei parigini, lui dice, io li amo molto, ho sempre fatto quello che ho potuto per loro, avrei dovuto fare di più, e qui cominciamo a capire che cosa intende lui
per il suo rapporto con l'Italia, per l'Italia, ma attendevo per dichiararla indipendente ad avere un secondo figlio. Ora vediamo cosa intendo dire. Io lo avrei messo lì, sul trono d'Italia. Io ho un piede in Italia e uno in Francia, perché io tengo agli italiani. Quindi vedete, Napoleone parla degli italiani. La mia famiglia era in Toscana da 200 anni. Lui considera il padre, Carlo Emanuele si chiamava, mi pare. Carlo di Non Parlamenti. mi ricordo. Il padre aveva fatto fare delle ricerche perché pensava che il loro ramo venisse dalla Toscana, San Miniato, che mi pare che sia in provincia di Siena. Se mi presente, sono senese, quindi sto vergognando che non ricordo in quale provincia sta San Miniato. Allora, perché lui diceva questa cosa del figlio? Perché quando viene proclamato il Regno d'Italia, la Corona d'Italia, 1805, abbiamo visto prima, questa è la Costituzione, l'atto di Costituzione del Regno d'Italia, e nell'articolo 3 si dice, allora, l'articolo 2 dice la Corona d'Italia è ereditaria, la sua discendenza diretta e legittima, senza tuttavia che il suo diritto di adozione dell'erede possa estendersi su persona diversa da un cittadino dell'impero o del Regno d'Italia. Poi l'articolo 3 però dice, nel momento in cui gli eserciti stranieri avranno evacuato lo Stato di Napoli, quindi la parte che manca al Regno d'Italia, le isole Ioni e l'isola di Malta sono considerate pertinenze italiane, Napoleone trasmetterà la corona ereditaria d'Italia a uno dei suoi figli legittimi maschi, sia naturale o adottivo. E poi articolo 4, a partire da quell'epoca la corona d'Italia non potrà più essere unita alla corona di Francia, sullo stesso capo, i successori dovranno risiedere costantemente sul territorio. Quindi questa è l'idea che almeno Napoleone mette per iscritto, cioè dice adesso noi siamo venuti così da tutori, ma un domani voi avrete la vostra piena indipendenza. Era sincero o non era sincero? Non lo sappiamo, però fatto sta che l'ho scritto. Adesso veniamo al suo rapporto con la Corsica. Lui aveva detto, lui dice un piede in Italia e uno in Francia. Io non sono corso, questo è quello che diceva lui. Sono stato cresciuto in Francia e dunque sono francese e anche i miei fratelli. Io sono nato nel 1769 e la Corsica era già riunita al regno. Giuseppe è il mio maggiore, sarebbe il fratello maggiore, e per quello che si dice, è per quello che si dice che io sono di 68, cioè del 1768. A Lione, una volta, un sindaco, questo per farvi capire come vedevano i francesi, quelli che vedevano, e tutt'oggi è così, credette di farmi un complimento dicendomi: è sorprendente, sire, che non essendo francese, voi amiate tanto la Francia e fate altrettanto per essa. Fu come se mi avesse colpito col bastone. Gli voltai le spalle. I parolai dicono bene che non ero francese. Attenzione, questa è un'esclamazione, non è una frase seria, cioè lui sta dicendo, come dire, allora, visto che mi trattano così, fanno bene a dire che non sono francese. Io sono italiano o toscano piuttosto che corso. Eppure in quest'isola la mia famiglia teneva il primo rango, come Paoli, quello che abbiamo visto prima, avevo, perché considerate il padre era nella cerchia di Pasquale Paoli, poi aveva deciso di andare fuori dalla Francia, infatti è per questo che lui studia, riesce a studiare alla scuola tecnica. Avevo una serie da 25 a 30 cugini. Sono sicuro che quelli che hanno seguito Murat sarebbe re di Napoli, che poi diventerà, vabbè, alla fine forse lo sapete già, erano dei nostri parenti. Affinché i parigini, ricordando i loro giorni di gloria, conservino il mio ricordo, io sarei contento. Quindi, come vedete, già qui mi fa capire, lui non si sente corso, non si sente corso, ha un doppio legame con la Francia e con l'Italia. Secondo me, da leggere questa frase, qual è che prevale di più? Mi sembra che anche Il molto suo, confuso dalle sue idee. secondo i criteri dell'epoca, lui dice: io sono di ascendenza italiana, ma chi mi dice che non tengo per la Francia, mi rompo le spalle. Secondo me, che cosa vuol dire questo? Allora, adesso vediamo un attimo cosa vuol dire quel sentirsi francese. Allora, adesso vi ho messo quest'altra frase, sono poche le slide questa volta, però un pochino vi ho messo queste cose così almeno leggiamo. Queste sono fonti d'epoca, non sono cose, sono fonti proprio riprese da fonti d'epoca, citazioni d'epoca. Questa è una frase di un pezzo di uno storico italiano della prima metà dell'Ottocento, Giovanni Sforza. Il nome non mi dice molto, però è stato il padre di, ha avuto quattro figli, uno di essi è stato il ministro degli esteri italiano molto importante, Carlo Sforza, che credo tu conosci, su cui ci sarebbe da fare tutto, come dire, tenete presente il cognome, forse vi può rimandare agli Sforza dei Duchi di Milano, che effettivamente è un discendente di quel ramo lì, però un ramo decaduto, che non era più nella Lombardia, era andato in Lunigiana. Chissà, facevo lo storico. Però poi comunque lui, il figlio si fa chiamare lo stesso il Conte Sforza. Comunque, scrive Giovanni Sforza che racconta l'episodio. Vi ricordate prima quando vi ho detto lui, Napoleone, mette anche tra le corone, diciamo, a lui fedeli, negli stati satelliti, principi che non sono della sua famiglia. Uno di essi era un ramo dei Borbone di Parma, che poi, ben inteso,
ovviamente poi ritorneranno filo austriaci. Ed era Ludovico, l'unico d'Etruria. Quando lui crea il regno d'Etruria nel 1806, sarebbe la Toscana, la chiama Etruria perché lui, come abbiamo detto prima, riprende le definizioni classiche. Lui è un Borbone, quindi lui era, in realtà in gioventù Ludovico era un sovrano illuminato, quindi dell'epoca del Settecento, di quei sovrani che dicono sì, io regno per diritto divino, ma voglio concedere riforme, voglio modernizzare il mio paese. Poi quando viene a scoprire di quello che avviene in Francia diventa un conservatore, però poi viene rispolverato, capite, in quel maraviglia quando Napoleone si è preso mezza Europa, pure di più, dice o me ne vado via o mi metto al suo servizio. Come fanno, per esempio, quando Hitler prende la Norvegia, prende la Danimarca, e ci sono sempre i collaborazionisti, eccetera. Insomma, Quisling non è una cosa che è venuta una volta sola. E quindi lui si mette al suo servizio. In un'occasione in cui va in Francia e vede delle raffigurazioni, in attesa di incontrare Napoleone, vede il quadro che raffigura Palazzo Pitti, vede altre cose che gli ricordano Firenze, l'Italia, eccetera. Lui comincia, quindi dice: questa è la citazione di Sforza. In questo succedersi di sorprese, di meraviglie, di incanti, nel vedersi tante volte raffigurate dinanzi agli occhi le bellezze della Toscana di cui era il re, nel sentirsi tante volte risuonare negli orecchi la lingua d'Italia, dove era nato, Ludovico si accende di entusiasmo. In uno slancio di cuore rivolge a Bonaparte un motto cortese e si serve dell'italiano. Tenete presente, Napoleone parla l'italiano, parla benissimo l'italiano. Il primo console gli risponde in francese. Il re d'Etruria ne resta piccato e gli grida: ma insomma, siete italiano, siete nostro. Notate che gli dice siete italiano, non dice siete toscano. E lui risponde: je suis français. Replica in modo così brusco che l'altro non ha più il coraggio di riaprire bocca. Allora, poi se volete vediamo anche qualcos'altro, tanto abbiamo quasi finito. Da cosa deriva questa idea dell'essere? Perché ancora noi oggi, tenete presente che quello che sto per dire per i francesi vale anche per noi. E poi se volete vi faccio degli esempi. Questo è un discorso che lui ci ha fatto la tesi, ma io pure l'ho studiato a lungo. È il famoso discorso dell'idea di nazione, cioè è nata prima l'uovo o la gallina? Come si definisce la nazionalità di un individuo? La nazionalità è un concetto che a noi oggi sembra scontato. Siamo cittadini italiani, parliamo l'italiano, quindi siamo di nazionalità italiana. Anche se abbiamo una visione del nostro passato, appunto, come abbiamo visto prima, non sempre del tutto nitida. Però oggi, parliamo di oggi, è chiaro il concetto. Però in realtà, se voi ci pensate, ognuno ha un proprio modo di intendere la nazionalità. Chi sono gli italiani per noi? Noi da cosa stabiliamo che uno è italiano? Ah, La vicina, poi, la lingua, ma anche se uno si chiama Stuparic, può essere italiano? Sì, dipende da dove è nato. Certo. Se nato sai che c'ha origini non italiche, insomma. non è proprio tipicamente italiano. No, Certo. vabbè, Sì, allora, l'origine. se uno si chiama, facciamo un altro esempio. Se uno si chiama, io ho un amico che si chiama Cernienko. Secondo voi, che nazionalità? Aspettate, adesso ve lo dico. Lui ha origini ucraine, è più italiano di tutti noi messi assieme. È un italianissimo, si sarebbe detto dalle parti. No, La ricerca degli origini l'ha fatta perché lui ha detto, infatti, ha visto che aveva origini ucraine. Però uno che si chiama Cernienko, non Cernienko, Cernienko con la L, non può avere origini italiane. Uno che si chiama Rossi, uno che si chiama come me, lui si chiama Porcaro, io mi chiamo Fattorini. È chiaro, insomma. Quindi per noi, diciamo, l'essere italiano in qualche modo si riassume così. Però, come vedete, se vai per esempio in alcuni paesi, quelli dell'est Europa, se tu ti chiami Cerienco e ti dichiari italiano, non va bene. Tu sei di origine ucraina e rimani ucraino anche che parli un'altra lingua, perché l'idea di nazione viene declinata in un altro modo. Allora, qui ci sono due scuole, fondamentalmente. Una è quella francese, che è questa qui, quella di Renan, che nella 1872, 10 anni dopo la morte, no, sì, 10 anni dopo la morte di Mazzini, perché era amico di Mazzini, scrive: la nazione è dunque una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme, quindi non solo di quelli compiuti, di quelli da compiere. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile, il consenso e il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. L'esistenza di una nazione è, e questa è una frase famosissima, un plebiscito di tutti i giorni. Quindi vuol dire io
non ho una nazionalità solo in base a quello che il mio passato mi dice. È Scelta. anche una scelta che faccio oggi. Perché per esempio ci sono anche presidenti di una nazione Sarkozy, non è anche che è stato finale di presidente del un'altra Consiglio presidente francese, ha origine ungherese. che c'era il primo Ungherese. ministro Sarkozy si legge. Sarkozy. Sarkozy viene da Sarkozy, ma anche in Italia. Qual è l'eroe nazionale italiano per eccellenza? Sapete da cosa deriva Garibaldi? Da un nome tedesco, Haribald. Se uno apre la storia dei Longobardi di Paolo Diacono, trova scritto un duca Haribald. Qualcuno deve andare a risalire l'età della pietra. Che discorso No, è no, questo. questo? Cioè, non si può dare in base a un'estrazione di Ma se via. vai nell'Europa orientale è così, se vai nell'Europa orientale è così. In Polonia, nei paesi balcanici, in Ucraina, c'è questa idea, oggi si sta venendo meno anche lì, ma è rimasta di più questa idea, per cui tu. E Etnia di sangue, tu sei figlio di un questo che. italiano, vivi in Giappone, tu sei italiano, fine della discussione. Ma tutti gli italiani che stanno, cioè gli ex italiani che stanno in America, nati in America. Vabbè, quello è un discorso complesso. La maggior parte dell'italiano, una parte è rimasta italiana, qualcuno ha anche la cittadinanza italiana, però sono due concetti della nazione diversi. Napoleone appartiene a questo, appartiene al concetto francese, per cui un corso, uno di nascita corsa, corso no, di origine italiana, che parla l'italiano, che si sente legato all'Italia, come abbiamo visto, sceglie di essere imperatore dei francesi. Però esiste in questo senso anche una grossa dicotomia che poi lascia la Francia, ovvero la nascita, cioè la Francia è la parte del nazionalismo civico, quella per dire con Napoleone, quello che stiamo citando. Poi magari poi la Francia, in caso di un po', nel caso esemplare, con Nasce l'Action Française, quello che vorrà, nasce il Quello è nazionalismo nazionalismo, quello è che nazionalismo. appunto si scontrano questa visione. Attenzione, attenzione, il nazionalismo, se uno legge, perché ho fatto alcuni studi sul nazionalismo proprio francese e italiano, se uno legge gli scritti del nazionalismo, per esempio i nazionalisti francesi a proposito dell'Alsazia e Lorena, dove è pieno di cognomi tedeschi, lì no, lì i cognomi tedeschi vanno bene, perché devi dimostrare che quelli sono di etnia tedesca, ma vogliono essere francesi. È chiaro che poi, quando negli anni 60 del Novecento ti arrivano gli immigrati algerini, che magari se voi vedete la nazionale francese è piena di, come dire, di gente, allora ti arriva la Lebenque e dice no, quelli no. Quindi, come vedete, è selezionato, non è così. Quando si tratta di essere inclusivo, perché può servire, serve. E la stessa cosa vale per i nazionalisti italiani. Io perché vi ho detto Subaric. Subaric è stato un grande scrittore triestino, italianissimo, origine slava. Se vogliamo parlare del confine orientale, ne stiamo 3 ore a parlarne, insomma. Quindi, come vedete, Oberdan, abbiamo mezze piazze, si chiamava Oberdank ed era di madre slovena. Nasce a Trieste, diventa Mazziniano, viene qui a Roma, perché a Lungotevere, scusate, Oberdan, e viveva lui, poi torna a Trieste, fa il famoso attentato a Francesco Giuseppe e diventa il martire dell'irredentismo italiano. Quindi, come vedete, questo discorso di idea di nazione, noi quando parliamo quindi di Napoleone dobbiamo considerarlo francese per una sua scelta. E io, prima di chiudere, perché ora voglio lasciare la parola a lui, sono preso mezz'ora, è la scelta sua, è quello che Renan dice, è il plebiscito del suo giorno. Lui ha scelto di essere francese, nonostante lui rivendicasse anche un suo rapporto con il mondo italiano. Però adesso, a prescindere da quello che era il suo, io voglio lasciare con una piccola nota. Che cosa ha lasciato Napoleone per l'identità nazionale italiana? Perché il Regno d'Italia era un regno incompleto, comprendeva un terzo del paese, eccetera. Però è stato visto da molti come un embrione di uno Stato. Lo stesso Napoleone lo vede in quel modo, un embrione di uno Stato nazionale italiano. E soprattutto, che cosa ha rappresentato l'esperienza rivoluzionaria francese e napoleonica poi per il risorgimento italiano? E qui vi ho messo questa frase di Napoleone che tratta sempre dalle memorie di Grazie. Dove lui parla dell'Italia, qui non è tanto una questione di quello che lui sente dell'Italia, come lui vede l'Italia geograficamente, perché ovviamente lui ne parla in relazione a quella che sarà la campagna d'Italia, ma attenzione, l'ho messa anche per un altro motivo. Se voi leggete, sono due parti, questa è un'altra parte che adesso vi faccio vedere. Qui si può dire è racchiuso il problema dei confini dell'Italia nel Novecento. Adesso ve lo leggo, perché dice, e anche proprio come dire, della struttura stessa dell'Italia come paese, perché lui dice l'Italia è circondata dalle Alpi e dal mare, la geografia che impariamo a scuola.
I suoi limiti naturali sono determinati con altrettanta precisione di quelli di un'isola. Essa si divide naturalmente in tre parti: continentale, penisola e isole. La prima è separata dalla seconda dall'istmo di Parma, sarebbe l'Appennino, la parte appennina, dicevo prima, la linea gotica. Se da Parma, come centro, tracciate un semicircolo dal lato del nord, con un raggio uguale alla distanza da Parma alle bocche del Varo, sarebbe dove sta Nizza, e dall'altra alle foci dell'Isonzo, ad est, avete tracciato lo sviluppo della cima superiore delle Alpi che separano l'Italia dal continente. Questo semicircolo forma il territorio della parte continentale. La penisola è un trapezio compreso tra la parte continentale a nord, il Mediterraneo ad ovest, il Tirreno, se anche se vogliamo dire, l'Adriatico ad est e il Mar Ionio a sud, quello che impariamo a scuola. La terza parte, le isole, sarebbe la Sicilia e la Sardegna, e lui mette la Corsica, che precisa geograficamente appartiene più all'Italia che alla Francia. Altro pezzo, se si sono considerati qui i limiti naturali senza entrare in alcuna divisione politica, parimenti non si tiene conto né della Savoia, che è al di là delle Alpi, né della Dalmazia né dell'Istria, e si è compresa la parte dei bagliaggi svizzeri italiani, sarebbe il Canton Ticino, grosso modo, che sono al di qua delle Alpi, e la parte del Tirolo che versa le sue acque nell'Adige, ed è al di qua del Brennero, quindi l'Alto Adige, grosso modo, Trentino Alto Adige. E questo cambia poco, cioè tra l'Italia politica e l'Italia a suo modo geografica, sul lato del destro, questa è una situazione che riguarda gli interessi miei, abbiamo pensato il limite all'Isonzo, quindi come vedete Trieste sarebbe esclusa. Quantunque la divisione naturale delle montagne passerebbe tra Lubiana e l'Isonzo. Se voi vedete qui, forse si vede poco, vedete che c'è una linea dei monti, questa qui, che sono le cosiddette Alpi Giulia e le cime del Carso, che è il vecchio confine italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, che poi non è più il confine italiano, che buona parte poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Jugoslavia, e comprendendo una parte della Carniola, che sarebbe il Carso, e dell'Istria, toccando l'Adriatico a Fiume. Quindi geograficamente l'Italia finirebbe a Fiume. Ma all'Isonzo le montagne delle Alpi si abbassano e diventano di minore considerazione. Questo perché, per questo lui lo fissa all'Isonzo. Ora, se noi tiriamo, se noi tiriamo la, come dire, le somme tra tutto quello che dice, voi vedete, l'Italia, tenete presente, prima dico questo, tenete presente che questa, su questa citazione qui, su questi pezzi, si formerà buona parte della classe dirigente risorgimentale. Quando voi andate a, se andaste a prendervi i testi dei padri del risorgimento, almeno Mazzini in primis, ma anche altri che molti non ricordiamo, Giacomo Durando, Guerrazzo e così via, tutti hanno letto questa parte. Quindi vedete poi anche la divisione geografica delle varie parti d'Italia, il nord, la parte continentale che sarebbe la Padania di Bossi, su la parte peninsulare e le isole. Vedete il problema dei confini, cioè l'Italia deve essere geografica o politica? La Savoia è Italia o no? È al di là delle Alpi, ma ha fatto parte di uno Stato italiano. La Corsica va considerata italiana o no? Poi c'è il problema del confine orientale. Il confine orientale, l'Italia finisce a Isonzo o finisce a Fiume? Avete fatto, è riassunto in questo, diciamo, un secolo e mezzo di storia italiana, in qualche modo. Si può leggere un secolo e mezzo di storia italiana da questa frase. Quindi forse, vedete, il maggior lascito che Napoleone ci ha lasciato, non solo a noi, perché cose simili sono anche per altri popoli, forse è più questo della diatriba tra era francese o era italiano? No, finito. Bravo. Vabbè, chiudere tu o chiudo io? No, chiudo io. Io rubo 5 minuti. Comunque, il padre del nazionalismo romeno si chiamava Cornelius Elea Codreanu. Non si chiama Codreanu perché nasce Codreschi, è polacco. Il padre del nazionalismo estone parla una lingua ugrofinnica, sarebbe come l'ungherese, il finlandese e il turco, è un tedesco. Tutte le nazioni ci hanno, si dichiarano, noi esistiamo da 2000 anni, tutte scemenze, tutta invenzione dell'ultimo quarto d'ora dell'Ottocento, nessuna, cioè io sono romeno, tutta la tua famiglia è a Romania, non sa manco dove sta, io sono russo, nonostante sia grande, tu sai manco dove sta la Russia, tutti così. Sì, ma è come ti senti te, che se io prendo il figlio dei due ebrei israeliani, io porto qua, faccio crescere a Roma, questo, quando apre bocca, certo, io immagino il ragazzino che viene qui, sa manco un dostaggio, a Vargetto, a mangiarsi i carciofi alla Giulia,
finisce là, dipende da quello che tu sei. Poi però dipende anche da quanti sono, perché fin quanto sono un certo numero, poi nasce il problema del... Allora, e nasce quello che dicevamo prima del nazionalismo. Quello ci si può fare una piccola lezione, giusto per chiarire in parte cos'è una nazione, cos'è il nazionalismo e per non confonderlo con altre cose tipo l'etnia. Allora, 5 minuti, vado veloce perché la cosa è lunga, i marescialli di Napoleone. Questa è praticamente, allora, vi ho messo questo perché li riconoscete perché sono quelli che hanno, dove sta il questore? Sì, comunque c'hanno il pennacchio bianco, ok? E questa è la battaglia di Borodino, la riconoscete perché Napoleone sta seduto ed è 1812 quando fa la campagna di Russia, quindi sta seduto perché comincia a invecchiare. Tenete conto che ha 40 anni, 20 l'ha passati in campi di battaglia e quindi no, sta abbastanza dietro per riuscire ad avere un quadro di cosa. Sì, no, no, comunque stai, non è che è proprio diciamo, il massimo della comunità, però era l'unica dove, poi vabbè, altre rappresentazioni sono belle perché lui che comanda è sempre quello più basso, quell'altro c'è, cioè, già sono mediamente più alti, col cappello, col coso sopra, fanno ancora più alti di lui, è il top. Comunque, perché ho messo, dobbiamo perdere 10 minuti? Perché questo qui è due aspetti fondamentali. Che differenzia ancora la concezione dei due eserciti perché questi sono ovviamente i marescialli dell'impero. Tenete conto che il grado alto era il nostro generale. Quando lui crea i corpi di armata sopra il generale, che Van Damme e Saint-Hilaire sono generali, ma di una brigata. Il maresciallo sta sopra e comanda tutto l'intero corpo d'armata, quindi una sezione de facto dell'esercito vero e proprio. E questo adesso io ne ho presi 7, quelli un po' più famosi. Se poi Roberto vi mette le slide, vi consiglio di leggere un libro di Raymond Chandler, che è un storico inglese che ha passato la vita a studiare le campagne di Napoleone. Il libro è proprio I marescialli di Napoleone, con altri storici sono le biografie. Allora, questo è uno famoso, Ney. Insieme a Murat, soprattutto diciamo, si occupava di cavalleria. È famoso perché. Per 5 volte a Waterloo cerca di prendere il possesso il casolare di Lugomont dove c'erano gli inglesi ed è quello che deve arrestare Napoleone quando scappa dall'Elba. Invece si mette con Napoleone e il 1 dicembre 1815 è fucilato. Il 7 o il primo, comunque lo fucilano per tradimento. Prima di morire ci ho combattuto tante battaglie, ma mai una per la Francia, mai una contro la Francia. Comunque, il giudizio. Di Napoleone non è proprio dei migliori. Vi consiglio di leggerli perché lui non è che si fidasse chissà quanto di tutti quanti i marescialli, non è che ce ne avesse alcune persone. Lui ha descrizione umana come Fantozzi, proprio uno schifo più totale come persone. Però sul campo di battaglia c'era uno che era migliore di lui. Questa frase, io voglio generarmi fortunato e non bravi, Oddio, ma sì, no, no, ma sicuramente l'avrà detto, no, sicuramente l'avrà detto perché comunque ci voleva anche la fortuna dalla sua. Però il discorso è un altro. Comunque, se ci fate caso, allora lui veniva già da una famiglia di militari, lei. E è l'unico che praticamente quando si ritira dalla campagna di Russia, mentre tutti scappano, ovviamente vanno via, lui è l'unico che conquista Smolensk, che oggi sta in Bielorussia, e riesce in quella tragedia, riesce tra virgolette a vincere. Questo è, diciamo, il secondo, Nicolas Sturt, insieme a Davout suoi migliori. È quello che ha retta ad Austerlitz, arriva sul fianco destro dopo che si è fatto 20 km di marcia e comincia a combattere. Permette, diciamo, al fianco destro di non cedere, di dare il tempo a quelli del centro di conquistare le colline di Pratzen. Questo è figlio di un notaio, quindi non sta messo male, però io l'ho messo per questo. Vabbè, ovviamente il peggior saccheggiatore di tutti, lui e Talleyrand mettevano il denaro davanti a ogni altra cosa. Perché lui lo sa che cioè, vuoi diventare maresciallo per i soldi, per il prestigio, non è
per la gloria anche, no? Non solo. Allora, questo è Berthier, un altro nobile, era già figlio, già il padre era un ufficiale dell'esercito, e questo in particolare è uno importante perché, come diceva Napoleone stesso, questo non era capace di comandare manco 500 uomini. Ma questo è proprio nel computer, cioè, si chiama CPU, che è proprio il cervello, cioè il pezzo che fa lavorare insieme tutti i pezzi tramite quello, e questo era Berthier. Cioè Napoleone, quando dà un ordine, l'ordine non arriva direttamente al maresciallo, passa sempre per Berthier. Quando non c'è lui è una tragedia. E questo venne trovato praticamente in lacrime, perché Napoleone, insomma, diciamo, come capo era molto esigente, se lavorava parecchio, in lacrime, e disse una frase: un soldato semplice è più felice di me, io sto sempre a lavorare. Non è che lo trattava proprio benissimo. Oh, questo è Suchet. Allora, tenete conto, vedete, qua l'ho messo apposta, cioè questo era figlio di Sedaioli, quindi, cioè, eppure di Suchet c'è una frase sua, di Napoleone, che dice: se io a posto di Grouchy avessi avuto Grouchy a Waterloo, non perdevo, avrei vinto. Perché semplicemente, quando lui dà a Grouchy l'ordine di seguire Blücher, Grouchy pensa che Blücher si ritira verso est per allontanarsi e farlo allungare. Invece Blücher va a nord, va verso gli inglesi per ricongiungersi, quindi quello va a nord, quello va a est. Ciao, te saluto. Però lui dice: se ci avessi avuto lui. E voi tenete per conto, il maresciallo della penisola iberica, quello è il titolo del capitolo, e lo storico non l'ha scritto tutto Chandler, aveva altri collaboratori, ognuno si è dedicato, perché sono una trentina, sono una quindicina di capitoli, ogni capitolo è la vita, la biografia in piccolo del maresciallo. E questo è Andrea Massena, che in francese era André Massena. Ovviamente le origini, queste so chiare. Questo era un altro che, diciamo, ovviamente viene da origini italiane, anche qui modeste origini sociali. Questo per tanto tempo è rimasto anche lì, diciamo, uno tra i migliori. Lui veniva chiamato l'amato figlio della vittoria, e il soprannome gli mise proprio Napoleone, perché era uno dei migliori, era bravo. Poi, vabbè, verso la fine è calato un po', però diciamo, è stato uno dei migliori. Questo è Jean Lann, e un altro che veniva, sarebbe un po' i genitori, questi erano agricoltori. E questo non solo è un altro diciamo, dei migliori, di quelli più bravi. E, sì, è l'Orlando dell'Armata, riferimento a Orlando, ma non è solo quello, che questo era il particolare: quando muore, Napoleone gli spiace che questo era amico suo. Cioè, tenete conto che da voi Muranze parlavano. E se uno di questi per 2 mesi stava sotto al comando dell'altro, non mi ricordo, c'era un esempio di lui, un ex maresciallo che era andato a finire sotto un altro, che odiava, questo gli dà un comando, è sbagliato, lui lo sa, ma sta zitto e segue, così poi la colpa è sua. Stile bambini dell'asilo, vedete, nel conto, nelle relazioni umane c'è sta, anche lì c'era anche questo in mezzo, sì. Questo è il migliore di tutti, in assoluto. Infatti lui, veniva chiamato il maresciallo di ferro. E quello che ha Auerstadt si ritrova da solo contro l'esercito numericamente superiore, e nei resoconti, e gli stava, lui fa questo proprio, non c'è, cioè, né le sono aumentate i battiti del cuore, tranquilla, so di più, non c'è problema. No, come se nulla fosse, sì, e questa è una scena dove, nella battaglia di Wagram del 1809, cioè cade, che ammazzano il cavallo, mentre cade sta ancora di gli altri, vai da qua, vai da là, a ordinare. Oh, questo è l'ultimo, che è uguale a Guadagnini, quando ho visto che ho messo paura. Allora, questo è Lancelot, che non ho visto il libro. Io perché vi ho messo? Perché è quello che devi leggere, è un nobile francese che già nel 1790 è andato via dalla Francia, che neanche siamo arrivati alla Costituzione, alla monarchia, cioè se n'è andato subito. Lui è l'antitesi di Napoleone. Quando ti dicevo sono due mondi che si scontrano, perché per lui Napoleone è un appestato, cioè Napoleone va in giro e diffonde la cittadinanza, la nazione. Sono cose che là non esistono. Esiste la nobiltà, esiste il clero, e poi ci stanno tutti gli altri. E
qui, no, ma sì, no, ma non è solo un regime, non è sì, ma è la visione del mondo, perché dove stava lui? Lui stava lì, comandava perché era bravo, non era, aveva già combattuto, non era, diciamo, non era uno così di passaggio, ma stava là perché era nobile. I sette che ho preso, uno era figlio del notaio, due venivano dall'esercito, uno era figlio del sedaiolo, uno era figlio dell'agricoltore. Non esiste negli eserciti della mentalità dell'Angeron, nel campo altro lì, che uno figlio dell'agricoltore che 800 volte è più bravo di te comanda. Napoleone, aspetta. Napoleone è il primo, è l'esempio, il figlio di questo, perché il padre è mezzo commerciale, lui non è un nobile. Quando lui si deve sposare e va a cercare, gli danno un'austriaca perché sono costretti, perché quella là, e prendi sta ragazza, gliela dai a un appestato che va in giro a diffondere la peste, perché qui Napoleone, quello che faceva, cioè, beh, ci vado Metternich, Mazzini per Metternich, quello che amasse è per gli americani e per gli ebrei, terrorismo allo stato puro, è la stessa identica cosa, lui delle armate, quello dei lasciti, quello forse il maggiore effetto più importante, diffondeva gli ideali, quella visione, non è solamente facciamo una repubblica, c'è il re assoluto e mo c'è la monarchia, è tutto, è completamente differente. Lui molti di questi l'avrebbe presi, l'avrebbe ammazzati, perché non li poteva vedere, perché me lo tengo, perché nel campo di battaglia è il migliore, è più forte, è quella che è arrivata la meritocrazia, dall'altra parte non esiste, esistere devi fare, allora sei tu, poi non te va, non ti interessa, ce ne stanno dei figli re, dei grandi re, e i figli sono completamente netti, lui potevano, non lo so meglio di me, probabilmente anche Vittorio Emanuele II stava lì per pannarsene, per farci mettere il cugino dei Carignacchi, non lo voleva fare il re, poi ammazzare più il terzo. Manco la fa, però mi ammazza, non pare, non ha il tempo per organizzare il tutto, e diventa lì. Uno che fa, uno che non è capace, va tolto, sì, no, combina solo danni. Questo è, dall'altra parte, tu c'erano solo nobili, il cui interesse era farsi bello l'uno con l'altro. Se leggete questo, fa ammazzare dalle risate, perché poi lui, Kutuzov, tutto sommato, lo tratta bene, anche se dice stava lì all'angolina a sonnecchiare. E quindi se sei vecchio, no? C'hai mezz'ora di autonomia e poi ti addormenti, mentre tutti gli altri poi, perché ripeto, siccome lui era l'unico francese nel campo a sto gusto, gli erano tutti a colpa lui, perché tu stavi sulla collina di Grazia e ne è colpa tua se abbiamo perso praticamente. Sì, ma sta proprio là la differenza. Dall'altra parte comando io, no, perché cioè, io sono Napoleone, perché l'ho dimostrato sul campo quello che so fare. I soldati mi vengono appresso perché fra tutti quanti quelli qua in mezzo, probabilmente con me riusciamo a vincere e ci guadagniamo tutti quanti. Dall'altra parte il soldato doveva fare quello che gli veniva detto, punto e basta. Non è che gliene poteva importare o che. Cioè, pure negli eserciti del 700, per uno che veniva da quello, diciamo che era in Francia, era chiamato il terzo stato, perché quella era la legge francese che divideva il clero, la nobiltà e poi tutto il resto. Ma potevi diventare sotto ufficiale, gli ufficiali dovevano essere presi tutti quanti dalla nobiltà, quindi non dico che era insomma una specie di casta chiusa. Invece quando dall'altra parte io ne posso prendere di più, e magari in mezzo sono pure gente che è più brava di te, stanno lì per... è quello che ti dico, è la differenza, è quella. Quando tenete conto che lui c'ha dentro dei miei marescialli, se ve leggete 18, c'è uno che si chiama Kellerman, che era di origine tedesca, era quello che aveva sconfitto nel 1790, aveva vinto a Valmy, vinto, vabbè, comunque vince questa battaglia a Valmy, senza la quale Napoleone non sarebbe esistito. Ce n'aveva un altro che si chiamava Potianowski, se capisce da dove viene, MacMahon, che erano un po' gli scozzesi che erano andati in Francia ancora prima nel 600, era una vera e propria internazionale. Dumas era mulatto. Dumas era mulatto. Sì, no, cioè, è la differenza che poi ovviamente quando si comincia a diffondere l'idea di nazione, quindi popolo, comincia a prendere coscienza di te stesso, comincia a vedere, se prendi la cartina dell'epoca, due terzi dell'Europa, quindi diciamo dalla Germania, no, dall'alto piano sarmatico
come dice Fabri, fino agli Urali, ci stanno tre imperi. Cioè, dove oggi ci stanno almeno 15 nazioni, non stati, nazioni differenti, lì ce n'erano tre. E non mi interessa che, cioè, ti ripeto, c'erano tanti russi alla corte perché i Romanov, Paolo I si era sposato, Caterina II, famosa di Russia, è tedesca, cioè per lui era nata in Germania, noi la sarebbe oggi tedesca, anche se Paolo I era la zar della Russia e ha fatto solo gli interessi della Russia, no? Però ovviamente trovi parte dei nomi che stanno ancora a quell'epoca, perché ti ripeto, Bragasion, Buxvorden, non so manco come si legge, perché russo, tedesco, sinceramente non so esperto, però non è, cioè, giusto Kutuzov, Mikhailov, ce n'è un altro di meno, ma che ci suonano come, diciamo, slavi. Io. Però quello che tu dici, no? La nazione, sei corso, sei quello, sono problemi che arrivano lì quando ci arriva Napoleone. Per carità, i polacchi non è che aspettano Napoleone per averci la morte con tedeschi e russi, che sia ben chiaro, ce l'hanno a morte da prima. Però è un'altra cosa, cioè come lo intendi, come tu vedi tu oggi, no? Allora se c'è un ragazzo che è famoso, Sonny Lomati, Sì, lo conosco. che lui è, i genitori sono nigeriani, sono venuti qui 50 anni fa, madre medico, no, è nato a Roma, infatti lui dice, se tu non mi vedi, senti una voce, quando mi vedi non vedi nigeriano, perché i genitori sono nigeriani, quindi è nero, i tratti somatici sono quelli, dopodiché per me sa manco dove sta Nigeria, da bravo romano. Perché Lo sa, lo dire, sì. È cresciuto qua e dice, una volta lo fa, ti piacerebbe essere francese, è meravigliosa la cosa, non mi dà del francese, si incazza proprio, cioè proprio, capito, gli schifa esattamente come mi stanno antipatici a me. Dove nasci e dove è? Questa cosa qua non c'era nel mondo prima della Rivoluzione francese. Te sei sudito, ancora nell'Ottocento, tu parlavi italiano, allora, nel 1805, nel 1810, 1850, se io ti dico, io voglio arbanese, serbo, romeno, greco, sono quattro sinonimi della parola contadino, perché non è che c'è differenza, per ottomani. no, sei contadino, cioè non è che quando Luigi XIV andava a conquistare l'Alsazia e Lorena, stava lì a pensare se il soldato semplice parla qua o parla là, va là. Cioè, pensa a combattere, pensa a vincere, ma la gloria mia. Secondo me aiuta questa cosa perché il mondo arabo, tutto questo viene un secolo dopo e tuttora abbiamo delle minime vestigia perché l'Arabia Saudita è ancora uno di quei regni. Sì. Quindi il conflitto con i nazionalismi arabi si hanno rivendicato per tutto Oh, il nazionale contro lì quelli. devi sempre considerare una cosa. Uno, lì c'è un problema che loro non hanno la divisione tra politica e religione. Anzi, lì è fusa. Qua devi tenere sempre conto di una cosa. Questa cosa qua, la nazione e il nazionalismo, è un prodotto che si esporta, ma per un motivo semplice. I giapponesi, quando arrivano i primi cristiani e vogliono fare propaganda, li prendono, guarda, c'hai, credo, due strade. 2 minuti per prendere una strada e un'altra e per andartene, perché qui proprio non ce li manco mette piede. Quando poi, non te lo dicono sui libri di storia, arriva il Commodore Perry, 90 anni prima di Pearl Harbor, e gli dice dovete aprire anche commerciare con noi. Quelli dicono grazie, non ci interessa. Allora non hai capito. Tutte barche di legno, quello arriva con una barca di cannonate, i giapponesi 2 minuti ci mettono. Bomba, apri, fai venire quelli occidentali. Ovviamente alla gente gli dici non ce lo vedo credere, non vi dovete andare appresso agli dei di questi qua, però li fanno entrare. Si mettono a fare esattamente quello che fanno gli altri. Perché? Perché il loro modo di organizzare lo Stato sono venuti qui, cioè praticamente ci hanno disintegrato. Allora, se continua così, può andare solo peggio. Se mi metto a fare come loro, probabilmente recupero. E quello è, cioè, il modello dello Stato-nazione lo trovo in tutto il mondo, perché funziona. O meglio, funziona in che senso? Funziona che siamo noi che siamo andati in Africa, siamo noi che siamo andati in America, anche per altre ragioni. Però quelle forme di Stato che stavano lì non hanno retto il Ma confronto. anche il fatto che poi se tu vieni, parliamo del Medio Oriente, se tu vieni dalla penisola arabica, dalla Persia, eccetera, se vuoi studiare, vai a studiare a Costantinopoli dove apprendi come dire, il pensiero europeo, vai a studiare a Parigi, vai a studiare in zone europee, perché fino all'8-900 quella cuna del mondo, è inutile dirlo, è l'Europa.
Ma questo però, diciamo, forse l'unica cosa per cui il motore secondo me è molto calzante è perché lì viene riassorbita molto, molto resa un evento forte, nel senso che viene terrorizzato ed è il motivo per cui crolla l'impero ottomano. Sì, sì, beh, è la prima guerra mondiale che poi lo fa saltare, però è un modo, diciamo, che è un modo per interiorizzare quello che dici te. Però le tensioni sono precedenti, come dicevo, poi il modello serve per portare a quello che perché, sta trovando. La presenza turca è formata a guerra civile perché l'imperatore non vuole abdicare per l'esercito turco, no. E quindi con il suo tentativo chiama l'esercito carico gli alisti nel nome dell'Islam, della Roma. Ma lì guarda, se te leggi qualche biografia della Turca, lì c'hai il No, vabbè, l'italiano ce n'è uno, lo legge magari, lui è bravo se lo legge in inglese, capito? Io mi rifiuto, ne esiste proprio. Ce n'è, lì c'hai questo problema esattamente interiorizzato, perché Ataturk, che si considera turco ai tempi suoi, dire turco, sarebbe sei uno dei quei mezzi nomadi morti di fame che stanno sugli altopiani della Cappadocia. Era una vergogna dire di essere turco. Aspetta. Perché sta sempre là il sultano, c'è cioè l'impero ottomano che è un impero plurietnico, cioè è il contrario di quella che è la Turchia fondata sull'idea, diciamo, sulla nazione, sulla nazionale. Stai sempre lì, è il vecchio mondo che non riesce. Guarda, se c'è uno storico francese, mezzo giornalista, è diventato storico, Fiore, quando parlava della rivoluzione francese, faceva un parallelo tra Luigi XVI e Nicola II. Luigi XVI gli piaceva lavorare in legno, era bravo, non sia mai l'avessero visto, lo decapitavano i nobili. È una vergogna che un re sappia fare queste cose, si doveva nascondere per fare. E di fronte ai problemi non ha saputo trovare una soluzione. Stessa cosa con Nicola II, arrivato, come dire, alla fine della sua vita, quel sistema politico non riesce, ha creato quei problemi, non riesce a trovare una soluzione, a formare una persona, un individuo che metta fine, oppure che cerchi di risolvere, e quindi muore, viene sostituito da tutt'altra cosa. Capito? È la stessa cosa sulle ceneri di quella dell'impero ottomano, nasce la Turchia, ma la Turchia è completamente differente. Cioè, perché c'è il massacro di armeni, greci? Che nell'impero ottomano non esiste, cioè esiste il fedele e l'infedele. Saladino era curdo, se vuoi fare la cosa etnica, Saladino era curdo. Poi, se noi lo portiamo oggi, dici: ma te sei curdo? Quello che qua dice: i curdi chi sono? Chi sono i curdi? Però, perché non c'è. Aspetta, per capire come arriva, perché quello diceva prima, come si arriva poi all'idea di nazione, come si esporta. Ataturk faceva parte di un movimento che si chiamava, non a caso, i Giovani Turchi. Che aveva come riferimento appunto la rivoluzione francese, cioè quel modello lì che lo si è preso nelle università, lo si è preso studiando, entrando a contatto con l'Occidente, lo si fa proprio. La nazione turca lui la fonda sulla base proprio di quella nuova, che poi non era solamente lui è quello che fa fortuna, ma già nel 1908 nell'impero i giovani turchi prendono il potere e cercano di riorganizzare lo Stato in questa funzione qui. Il modello di riferimento è quello. Infatti poi dopo che fa la Turchia moderna, leva quasi tutte le parole arabe, comincia a usare l'alfabeto di qua, vai a scuola, c'è perché l'Islam è troppo arabo. Io c'ho un amico turco che mi dice: io i testi ottomani non li posso leggere perché è scritto in turco, ma che lettere arabe, e lui ne conosce, lui le leva, non usa più le lettere arabe. Però per fare un esempio, il turco c'erano tre declinazioni, via una, tre coniugazioni, via una, deve essere facile, che la doveva far imparare tutti quanti. La nazione poi se fa a scuola, quando vai a leggere cuore e leggi Gian Burrasca, e lì da quando sei piccolo che te prima c'è difficoltà a modo per evitare la lingua, inevitabilmente, quindi era semplificata per essere più quello è, però è qualcosa, viene accomunata a qualcosa che si era fatto in Europa nel 700, quando lui parlava dei despoti illuminati. Cioè, siccome qui materialmente non si fanno commerci, non c'è una borghesia, non c'è circolazione non solo dei merci,
ma pure di idee, de culture, de idee, perché poi spesso e volentieri era all'inizio quei commerci che si diffondono, anche, non solamente le merci, ma pure le idee, le visioni di altri posti. Ovviamente è dall'alto, il sarebbe di voi, lo devo fare io. E lui ha fatto la stessa cosa, l'ha fatta là, imponendo. Lui diventa una sorta di dittatore, lo sapeva, però non poteva fare altre Come cose. No, beh, sì, da un certo punto di vista, sì, ma è anche quello che fanno in Giappone. Cioè, o te modernizzi a modo tuo veloce, okay, o fai la fine della Cina. E la Cina se la sono spartita. La Cina, l'ultima guerra che ha fatto, la guerra civile con Mao, dopodiché, e prima ancora se la sono disintegrata nel 1911. E per non fare la fine della Cina, fai venire questi, cominciamo a fare in parte come fanno loro, che se no poi facciamo la fine con l'altro. Sì.